Allora se ci, se ci fossero ancora dei consiglieri in, in sala... No, ti da Cusanna, fa tutto Cusanna. Allora se siamo d'accordo possiamo procedere all'appello. Allora, De Ruggeri Raffaello, assente. La Polla Angelo, presente, Rubino Rossella, presente, Bucci Corocco, presente, Vena Maria Teresa, presente, Sansone Antonio, presente. Morelli Mario, presente. Toto Augusto. No, non ti vedo. Non è sufficiente essere presente con la voce. Dov'è Toto? No, la voce era sua, Ah, eccolo qua. Toto presente. Casino Michele presente. Bianco Angelo presente. Fragasso Daniele presente. Viziello Saverio Viziello Saverio assente. Cotugno Angelo Asse Ah, ecco, scusami. Presente. Cotugno Angelo presente, D'Andrea Marco presente, Antezza Carlo assente giustificato, Sardone Angelo presente, La Macchia Michele presente, Tortorelli presente, Manicone presente, Sasso Vito presente, L Episcopia Gaspare presente, Aduce Salvatore assente giustificato. Antezza Annunziata, presente, Scarola Giovanni, presente, Iacovone Antonio, Antonio, assente, Alba Carmine, ass ah, cioè, scusa, presente, Tralli Vito, presente, Trombetta Nicola assente giustificato, Montemurro Angelo, ass assente.

Ah, ok, ok, a posto, a posto, a posto. Gli assenti sono De Ruggeri Raffaello, Antezza Carlo, Aduce Salvatore, Trombetta Nicola, Montemurro Angelo e Iacovone Antonio, giusto? Montemurro è arrivato, ok. 28 presenti, il numero legale c'è. Devo anche giustificare l'assenza dell'assessore Antonella Prete che è stato colpito da un lutto in famiglia. Dopodiché vi, di... ah, Dopodiché vi pregherei di dedicare un minuto di silenzio per i fatti ben noti successi qualche giorno fa a Parigi. We'll be right back. Grazie. Allora, sì, un attimo solo. Chiara, ecco, il consigliere Iacovone è entrato. Devo ai signori consiglieri chiedere delle doverose scuse per la, la improvvisazione della location questa sera. Quindi Avete, avete notato, voglio dire, un pizzico di sacrificio si può anche fare per ovvie ragioni che lascio alla vostra fantasia. Abbiamo, ecco, abbiamo in qualche maniera, come diceva eh, l'assessore Quintale, uno specchio fedele della situazione economica dell'amministrazione. Chiaramente, questa è una sede ancora eh, provvisoria, non abbiamo potuto utilizzare. La sede è messa a disposizione dall'amministrazione provinciale perché questa sera era già occupata. Eh, lunedì, per questioni anche di correttezza, voglio informarvi che lunedì credo ho eh, convocato la conferenza dei capigruppo con unico punto all'ordine del giorno, questioni organizzative, questioni organizzative anche del Consiglio Comunale, eh, sede eh, compresa. Eh, vorrevo, cioè la consigliera aveva chiesto la parola, prego. Grazie Presidente. Eh, volevo chiedere ehm, l'inversione del, del punto, punto all'ordine del giorno. E, insomma Ci sembra anche doveroso. Quale punto, consigliere? Chiediamo l'inversione del punto 5 che diventi punto 1 e del punto 3 che diventi il punto 2 e poi insomma a seguire. Se insomma c'è condivisione su questo e possiamo mettere ai voti la, la proposta. Va bene. Allora, come proposto dalla consigliera Antezza. Eh, prego. Prego consigliere. Anche dalla maggioranza viene una richiesta di anticipo del punto 8 e punto 10 all'ordine del giorno che diventerà 3 e 4, grazie. Punto 8 diventa 3 sì. e punto 10 diventa 4? 4. Eh. Anche il punto 9, 5. Cioè, ma sconvolto proprio. Sì, va, bene. Va, bene. va bene, allora la proposta finale è che il punto 5 diventa punto 1, punto 3 diventa punto 2. Punto 8 diventa punto 3, punto 10 diventa punto 4, punto 9 diventa punto 5. Tutti sulla ruota Va bene? Allora chiedo a, e poi a seguire. Chiedo ai signori consiglieri un atto di approvazione. Siamo d'accordo? Ok. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. All'unanimità viene anticipato il punto 5, eh, all'ordine del giorno a firma della consigliera Nunziantezza Antezza, vende per oggetto giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, O per Futur, proposte d'azione della città capitale europea della cultura 2019, per costruire la strada dei diritti con le porte aperte e con i suoi punti luce per illuminare il futuro. Prego consigliera. Grazie presidente. Intanto, un cordiale saluto alla Giunta ai cari colleghi consiglieri e a tutti i presenti in sala. E prima di ogni cosa, vorrei esprimere il mio sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio, alla Conferenza dei Capigruppo e a tutti i colleghi consiglieri per aver deciso che questa assise si esprimesse su un tema rilevante, quale è quello dell'adolescenza e dell'infanzia e su come garantire i diritti ai minori di età e renderli concretamente esigibili sapendo che il diritto esiste se è concretamente agito fuori e dentro la famiglia. Mi consentirete di leggere la relazione perché vorrei pesare come tutti in questo momento le parole che usiamo. Abbiamo sentito la responsabilità prima come rappresentanti delle istituzioni e poi come donne e uomini di questa comunità, di chiederci cosa possiamo fare noi nel contesto in cui siamo, visti i tempi e anche gli accadimenti ultimi. Ci siamo chiesti qual è la relazione tra educazione, cultura e minori e come la città di Matera, insignita del titolo di capitale europea della cultura, Possa essere una città che opera per l'inclusione di tutti i bambini e come è possibile rafforzare l'impegno collettivo affinché vengano assicurati ai bambini i loro diritti inalienabili e vengano garantite prospettive per il futuro. Nasce così l'odierna proposta che porteremo alla prima Conferenza regionale dell'infanzia del 20 novembre 2015, organizzata a potenza dal garante regionale per l'infanzia Vincenzo Giuliani. La proposta traduce lo slogan del dossier candidatura Open Future in chiave attuale e lo integra per valorizzare la comprensione della diversità tra le culture europee. Propone infine azioni per costruire in ogni cittadina lucana la strada dei diritti con le porte aperte e con i suoi punti luci per illuminare il futuro. Caro Presidente, cari colleghi, signore e signori, il 20 novembre 2015 si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò nell'89. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da ben oltre 190 paesi nel mondo, tra cui l'Italia. La Convenzione è stata una conquista non scontata. Ancora oggi, infatti, proprio i bambini sono le prime vittime di guerre e di violenze di ogni genere. Importante quindi, è importante quindi rafforzare una cultura condivisa del rispetto dei minori che coinvolga tutti gli attori, le istituzioni, la scuola e le realtà che si occupano di infanzia. Il giorno 20, come dicevo, domani il garante per l'infanzia e l'adolescenza terrà la prima conferenza regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, la basilicata dei bambini e dei ragazzi, tutela, prevenzione e promozione e io aggiungerei integrazione ed intercultura, ma lo faremo con questo ordine del giorno in questa assise. Anche per questo è bene che la nostra amministrazione partecipi all'iniziativa esprimendosi nel suo ruolo di città capitale europea della cultura 2019. Gli avvenimenti di questi giorni riportano in primo piano il ruolo della cultura nella conoscenza e nella formazione delle giovani generazioni. Incombono sulla politica nuovi doveri se vogliamo garantire in questi tempi di guerra quei diritti di cui parla la Convenzione per l'infanzia e l'adolescenza. Essa è stata approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre dell'89, come dicevo. L'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione il 27 maggio del 91 attraverso l'approvazione della legge 176. È importante che tutti i genitori e gli adulti responsabili conoscano in dettaglio questo documento, al fine di essere ognuno nel proprio ambiente e attraverso le proprie opportunità difensori consapevoli e convinti dei diritti di ogni bambino che nasce. Questo documento vede nei bambini e negli adolescenti non solo degli oggetti di tutela, ma soprattutto dei soggetti di diritto proponendo una nuova consapevolezza sul valore che l'infanzia rappresenta per l'intero pianeta. Vedete, poche volte facciamo caso che la Convenzione depositata presso l'ONU è scritta in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, affinché tutti i bambini abbiano un'infanzia felice e possano godere nel loro interesse e in quello di tutta la società dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati. Io sono tra i tanti che in questi giorni sono triste per i gravi attacchi che hanno da ultimo insanguinato Parigi ed ucciso centinaia di persone innocenti, tra cui la splendida Valeria Solesin, alla cui famiglia Matera deve dare solidarietà. Ma sono tra coloro che non sono terrorizzati da gesti che, come ha detto Papa Francesco, a caldo sono disumani. Oggi che abbiamo meditato possiamo renderci conto che la sfida del terrorismo ISIS merita una risposta unitaria e di lunga lena. Occorre una strategia d'insieme, così come si avvia a fare il G20. Bisogna capire, come dicono gli studiosi, che qualcosa è avvenuto nell'Islam contemporaneo, qualcosa si è rotto. Per comprendere tale degenerazione basta riferirsi al totalitarismo come sistema politico in cui i diritti dell'uomo non sono garantiti. Come tutte le ideologie totalitarie, anche il giadismo contemporaneo produce il suo modello di uomo e di donna nuovi, inflessibili, totalmente dediti alla causa, incorruttibili e spietati. Assistiamo a nulla di nuovo in questa ideologia. Creare l'immagine del nemico è specularmente quella di un uomo nuovo che taglia i ponti con il passato e disprezza la sua stessa vita. Abbiamo già visto all'opera tale sistema, in altri regimi e in altre epoche, più o meno recenti, e ne conosciamo il micideale effetto finale. Come scrive Anne Arnett nel suo testo, Le origini del totalitarismo, l'ideologia totalitaria non mira alla trasformazione delle condizioni esterne dell'esistenza umana, bensì alla trasformazione della natura umana. Il pericolo delle invenzioni totalitarie è che oggi intere masse di uomini sono di continuo rese superflue, anche dall'assenza dei più elementari diritti umani. I vari atti terroristici sono frutto di azioni studiate per farci paura disintegrando le nostre basi di identità e distruggendo pa parti importanti del patrimonio culturale, artistico ed architettonico dell'umanità. Le organizzazioni culturali mondiali come l'UNESCO, su proposta del governo, si sta attrezzando per difendere con una task force il patrimonio dell'umanità. Tuttavia contro il terrorismo dell'ISIS non ci sono soluzioni semplicistiche e miracolistiche. È il più grande tema del nostro tempo che i governi europei e le grandi potenze del mondo intero hanno affrontato nel G20 tenutosi in Turchia e che altre volte dovranno affrontare. Le grandi potenze finalmente sembrano pronte a reagire assieme. Per porre la parola, la parola fine al terrorismo, vedete, anche noi europei dobbiamo capire cosa nella nostra azione non ha funzionato nell'implementare quella Carta dei diritti e perché i terroristi che hanno colpito in Europa sono giovani cresciuti nella nostra città, come Jaid Jean, un inglese cresciuto nelle scuole inglesi. E anche negli attentati di Parigi la maggior parte erano francesi. Occorre equilibrio e determinazione e non cadere nella banalizzazione perché non ci aiuta a risolvere il problema. Anzi, la complessità della risposta al problema terrorismo merita mentre invita tutti all'unità, getta nuova luce sulla ventunesima giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ce n'è anche per noi che sembriamo al riparo da queste azioni e purtroppo non lo siamo. Nel propormi di trattare questo argomento al Consiglio, cari colleghi, vorrei poter avere la capacità di sintesi per fissare alcune chiare azioni che la città dell'uomo... Caro vice sindaco, caro presidente, potrà decidere per dar corpo ad esempio a quella relazione viva tra educazione e cultura che ci consentirà, speriamo, di costruire una città con un futuro aperto, come abbiamo chiamato il nostro dossier di candidatura e perciò improntato alla tolleranza, alla pace e ai diritti. Cari colleghi, riflettiamo se su queste tematiche siamo sufficientemente uniti come comunità materana e se stiamo facendo abbastanza. L'Europa dopo la seconda guerra mondiale è nata anche per questo oggi, deve ritrovare la forza e l'unità per rispondere in modo adeguato e non istintivo al fenomeno del terrorismo che nasce dal fondamentalismo islamico e si alimenta di ingiustizia, povertà e dolore sofferto in aree desolate come campi profughi l'Europa, gli Stati Uniti, la Russia e tutte le potenze del mondo occidentale con queste problematiche si dovranno confrontare per i prossimi anni. La domanda che mi faccio e che vi faccio, Matera in tal senso è attrezzata cosa deve fare per dirsi europea. Oggi non si può ignorare che anche noi abbiamo un compito e bisogna capire bene insieme qual è il nostro contributo per affermare in concreto i diritti dei bambini e dell'adolescenza che risiedono nella nostra città. Ho pensato ad una risposta che attinge alla cultura e all'educazione come patrimonio dell'umanità e che ci caratterizza come città della pace e dei diritti umani. Un'iniziativa fortemente simbolica che è quella di costruire in ogni quartiere una strada dei diritti con le porte aperte e dei punti luci per illuminare il futuro, come dice South the Children. Costruire un programma e lavorare per aprire un punto luce su diritti in una strada dei diritti in una parrocchia che accoglie, in una scuola che forma la tolleranza, in una piazza in cui le porte restano aperte ed accoglie chi bussa. Questo è, mi pare, la maniera per prosciugare ogni brodo di cultura del terrorismo, che in assenza di diritti recluta i giovani disperati da indottinare per uccidere ed uccidersi. Il simbolo è quello che richiama la gente e le strade di Parigi di quella notte in cui le porte si sono aperte per accogliere coloro che erano esposti agli attacchi del terrorismo ed offrire riparo e solidarietà a chi era solo e terrorizzato. Una reazione di grande civiltà e coraggio. Nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, nei giorni scorsi si è riflettuto anche per iniziativa del Ministro dell'Istruzione Giannini, delle università e della ricerca. Concordo con il messaggio che l'onorevole Ministra ha inteso inviare alle scuole e che noi accogliamo nel messaggio di fondo e lo trasformiamo oggi in iniziativa politica. Porte aperte sulla via dei diritti diventerà il nostro slogan che darà unità alle tante iniziative che i corpi vitali presenti nella nostra comunità vorranno dare come risposta culturale alle barbarie e al terrore. Stare insieme per non chiuderci nelle nostre paure. Perciò giorno Verdi, noi diciamo porte aperte. Noi vogliamo fare delle scuole, delle università e delle piazze luoghi della socialità dove il terrore può essere sconfitto, perché i diritti e la democrazia sono l'antidoto più efficace di fronte alla violenza e a questa guerra senza frontiere e senza eserciti. Richiamo il documento sul quale nelle scuole i nostri ragazzi hanno già riflettuto e si hanno il diritto di sapere di conoscere la storia, di capire da dove nasce ciò che stiamo vivendo in queste ore. Il nostro patrimonio di valori può essere difeso solo se le nuove generazioni sono aiutate ad uscire dall'indifferenza. Noi possiamo cambiare canale davanti a queste immagini di morte. Non possiamo, dobbiamo parlare con i nostri figli e con tutti i giovani, i giovani aiutarli a capire che c'è e ci potrà sempre essere un principio di ricostruzione della nostra identità in cui credere e riconoscerci. E dobbiamo aiutarli a rifiutare, oggi più che mai, qualsiasi tentazione xenofoba e razzista. Fare dell'educazione e della cultura spazi privilegiati per riaffermare i nostri valori, le nostre radici e quindi la nostra libertà. Per riempire di contenuti il progetto chiediamo aiuto agli educatori e alle associazioni ludico educative all'Università degli Studi di Basilicata e al suo dipartimento di scienze umane alla Chiesa perché a partire dal 20 novembre 2015 Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si organizzano manifestazioni dal titolo La strada dei diritti alle porte aperte. Come percorso didattico ed educativo, che si propone di riflettere sui principi enunciati dalla Carta dei diritti e sull'importanza di tutte quelle azioni e interventi finalizzati alla tutela dei diritti e allo sviluppo equilibrato dell'infanzia e dell'adolescenza. Naturalmente, le varie manifestazioni potranno essere concordate con i dirigenti scolastici e si svolgeranno nelle loro scuole, nelle zone, nei, comuni, nei, nei borghi, nei quartieri non escludendo villa comunale, caserma dei vigili del fuoco, luoghi in cui ci sono bambini delle scuole, dell'infanzia e delle elementari, delle medie e delle superiori. Potranno conoscere le realtà e associazioni di volontariato che a livello locale, nazionale ed internazionale operano per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini. In concreto, l'iniziativa vuole affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, una vera inclusione. Pensiamo ad una scuola e a una società che costituisca una città misura di bambina e bambino. Una città che, all'interno della programmazione urbanistica e culturale per il 2019, ragiona anche di come si interviene sulle aree e sui quartieri svantaggiati della città dove c'è maggiore dispersione scolastica e disagio sociale, su come garantiamo i livelli essenziali delle prestazioni e conseguentemente quantità e qualità dei servizi. In pratica, suggerisco di fare mente locale tutti assieme perché la città, capitale europea della cultura, operi per rendere concrete opportunità i diritti delle bambine e dei bambini, sapendo, come ho detto in premessa, che il diritto esiste solo se concretamente agito e se per garantirlo in noi si attiva un corrispondente dovere: il dovere, ad esempio, di aprire i cosiddetti punti luce di cui parla il secondo rapporto di Save the Children per illuminare il futuro. Matera ha una lunga tradizione come luogo della cultura e come città dell'uomo. Oggi ha l'opportunità di diventare tra l'altro anche la città dell'educazione, della pedagogia e dell'antropologia interculturale. In conclusione colleghi, siamo convinti che la scuola può fare tanto per costruire una sinergia tra i popoli. Noi da questo punto di vista dobbiamo fare di più aiutando le buone pratiche a crescere, ampliando il numero delle scuole che partecipano ad un progetto contenitore aperto e condiviso, che chiameremmo porte aperte sulla strada dei diritti, costruire punti luci per illuminare il futuro e che sottoporremo al garante regionale perché la Regione lo adotti e ci aiuti nella sua diffusione sull'intero territorio nazionale. La scuola che apre le sue porte e parla di integrazione è una cosa molto più naturale di quando cercano di farla apparire certi amministratori. Io credo che se ascoltano i bambini e con loro si parla di come garantire i loro diritti, allora la società lucana resta il luogo dove si pratica l'integrazione, che oggi più che mai è un nostro obiettivo. Grazie a tutti voi e ringrazio l'assessore Antonicelli che ha appoggiato quest'idea dell'ordine del giorno e che naturalmente se vorrà potrà aggiungere delle sue riflessioni. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Allora, eh, ci sono, per cortesia. Eh, ci sono altri interventi? Prego consigliere Cotugno. So, dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare in... per cortesia vogliamo no no perché te ne devi andare stai così a bene qua dai vai Cotugno vai. Sì no, io diciamo, molto brevemente condivido la gran parte del, diciamo, della mozione dell'ordine del giorno che tra l'altro ho firmato vorrei diciamo, semplicemente provare diciamo, a mi pare opportuno tenere separate le due questioni che l'ordine del giorno tiene all'interno. Perché una parte riguarda i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come ha ben diciamo, specificato nel, nel documento la considerantezza, è, è scritto in uh, tutte le lingue che in qualche modo si parlano nel mondo e riguarda in particolare l'infanzia e l'adolescenza. C'è una parte centrale del documento che invece riguarda, diciamo, le situazioni di guerre e di violenze sparse nel mondo che io terrei per l'altro ordine del giorno che andremo a discutere dopo. Dico questo perché diciamo, sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza diciamo, è stato ben espresso nel documento ed è diciamo, patrimonio che dovremmo fare proprio, ma penso quando penso a questo diciamo, ad una situazione di disagio in un... Diciamo, situazione di mondo generalizzato in cui diciamo, la situazione dei bambini nei teatri di guerra è drammatica e i teatri di guerra purtroppo sono diffusi dovunque, dalla Palestina alla Siria, all'Iraq, al lavoro minorile nella gran parte dei paesi dell'Africa e fino ad arrivare ai paesi occidentali ancora dove oggi diciamo, si pratica purtroppo il lavoro minorile e dove questo non c'è c'è una situazione di blocco della mobilità sociale che qualche anno fa era più facilitata facendo riferimento diciamo, alle fasi di apprendimento della scuola per cui questa parte la condivido tutta la facciamo propria e quindi come dice in conclusione l'ordine del giorno dobbiamo fare in modo che a partire dall'assessorato delle politiche sociali sia patrimonio rispetto diciamo, al tema delle candidature il pezzo centrale dell'ordine del giorno se diciamo, condividete io lo prenderei tutto e lo metterei nella discussione che andremo a fare sull'ordine del giorno che condanna da un lato diciamo, gli, gli atti di terrorismo e di guerra che sta dall'altra parte, anche perché le due cose rischiano diciamo, di affievolire il valore eh, e l'efficacia di quella che è la Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rispetto alla quale ovviamente non possiamo che essere tutti uniti. Grazie. Bene consigliere Cotugno, mi sembra di aver capito che comunque c'è una proposta di scissione non ci sono, vero no, consigliere? Cioè, per no. dare, ho capito, il senso eh, era, di diciamo, il senso è quello di un dare il senso compiuto alla, al tema principale a che temi, è l'ordine del a giorno l'altro pezzo che pur condivido io lo terrei separato e sì, lo metterei sì, certo. in quell'altro ordine del sì. giorno non so se la consiglierantezza condivide l'impostazione sì, no, anche credo perché rischia sono, diciamo, in qualche modo di affievolire il valore di un ordine del giorno che non condivido tutto abbiamo recepito perfettamente lo condividiamo lo condividiamo Condividiamo consigliere Codullo. Va bene, quindi se siamo, non so se ci sono altri interventi, quindi se eh, non ci fossero altri interventi, no? Quindi metterei ad approvazione il punto all'ordine del giorno, punto UX.5, lo, lo ripeto, uh, a firma del uh, prima firmatario uh, Abbiamo la copia sottoscritta, io ho una copia non firmata. Ah, è arrivata? ok perfetto sì sì dico poi l'ordine del giorno sottoscritto i signori consiglieri ne avete contezza lo vogliamo leggere? Eh? leggiamo il testo 14 pagine no no allora eh, se è firmato l'avete c'è qualcuno che non l'ha firmato può avere titolo a chiedere la lettura? Se no che firma, giusto? Allora diamo per letto l'ordine del giorno di cui in ampia sintesi la consigliera Antezza ha voluto eh, rappresentarci il contenuto. Chiedo a questo punto di votare il ex punto 5 attuale punto 1 che recita giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza proposte d'azione della città europea della cultura 2019 per costruire la strada dei diritti con le porte aperte e con i suoi punti luce per illuminare il futuro. Chi è d'accordo su questo ordine del giorno? Grazie. C'è qualche contrario? Qualche astenuto? Perfetto, viene eh, votato e approvato alla unanimità. Quindi a questo punto eh, ritorniamo all'ex punto, certo, all punto 3, diventato punto, punto 2, che recita eh, ordine del giorno a firma di diversi consiglieri comunali avente per oggetto condanna dell'atto terroristico che ha colpito il popolo francese e tutta l'Europa con Matera Capitale Europea della Cultura 2019, che si unisce con atto di umana solidarietà. Ci sono su questo riflessioni, interventi, integrazioni? No? Andiamo? Prego? Lo leggiamo? Va bene. Me lo passate? Questo va? Grazie. Allora, l'ordine del giorno non sono 14 pagine questa volta. No, no, è, una è una pagina. Bene. Allora, all'ordine del giorno, condanna dell'atto terroristico che ha colpito il popolo francese e tutta l'Europa con Matera Capitale Europea della Cultura 2019 che si unisce con atto di umana solidarietà. Premesso che Matera Città della Pace, Civitas Marie, Capitale della Cultura 2019, si unisce con atto di umana solidarietà abbracciandosi simbolicamente al popolo francese e a tutti i popoli che costituiscono la comunità europea. Parigi è nel cuore dell'Europa. Oggi più che mai, metropoli multietnica, colpita già due volte da atti terroristici di crudeltà inaudita. Ci avviciniamo all'anno del Giubileo, anno santo, della riconciliazione, anno destinato a promuovere la santità della vita e come il Santo Padre ripete ormai tristemente, non si può uccidere in nome di Dio. L'attacco terroristico pianificato ha colpito gente comune, donne, e uomini che stavano vivendo la loro pacifica quotidianità. È un attacco ai valori europei, ai valori dichiarati dal popolo francese di libertà, uguaglianza e fratellanza. Non ci faremo intimorire. Noi, popolo europeo, da Matera capitale della cultura per il 2019, sapremo percorrere la strada della democrazia, promuove, promuoveremo la pacifica convivenza tra popoli, culture e religioni. Sapremo anche ascoltare quel disagio, figlio di tanti errori, e ce ne faremo carico con lo spirito laico, tollerante e pluralista che ci appartiene, consapevoli di essere comunità della città della pace e Civitas Marie. Il Consiglio Comunale è impegnato ed impegna il sindaco e la Giunta ad attivare tutte le iniziative utili a promuovere e diffondere la cultura della pace della convivenza tra popoli, del confronto tra le religioni, quale comunità della città della pace e Civitas Marie. Bene, credo di poter abbondantemente chiaro l'ordine del giorno. Chiedo ai signori consiglieri di approvare questo ordine del giorno. Chi è favorevole? Grazie. Qualche contrario? Qualche astenuto? Perfetto, grazie. Anche questo ordine del giorno viene approvato all'unanimità. Allora così come richiesto passiamo all'ex punto 8 che diventa punto 3 che recita approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Matera. Chi mi relaziona? No, 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 deve, deve relazionare. Il, il, ah, il Presidente, grazie. Il Presidente di Commissione. Sì. Montemuro. Consigliere Montemuro, Presidente di Commissione. Grazie Presidente, un saluto a tutti i presenti. La, la delibera in questione è una delibera che porta a fare un bando da parte del Comune di Matera per l'assegnazione della tesoreria comunale, un'assegnazione con un piano quinquennale, un bando pubblico, dove abbiamo inserito, in, in Commissione si è eh, parlato diffusamente dell'argomento, alcuni prerequisiti soprattutto riguardanti la, eh, i filtri e il rapporto che il, eh, la... Il vincitore del bando deve avere con il comune e con ovviamente i fruitori del servizio, quindi i cittadini attraverso il sistema di materia digitale e tutto quello che è possibile ovviare alle strutture cartacee andando nel sistema ovviamente informatico. Non ho molto altro da aggiungere rispetto alla delibera proposta. Eh, perché è evidente che è un argomento ehm, tecnico, molto tecnico, ma soprattutto è un bando per cui eh, abbiamo tracciato delle linee guida alle quali eh, il dirigente e la struttura si deve attenere e eh, evidentemente poi ehm, a seguito del bando ci sarà la, eh, il vincitore per i prossimi eh, cinque anni. Abbiamo stabilito un periodo quinquennale. Grazie Presidente. Grazie eh, Consigliere Montemuro. Prego Assessore. Volevo solo aggiungere questo, che in sede di commissione ci fu una proposta di inserire nel bando, tant'è che eh, l'articolo che eh, riguarda quello che è stato oggetto di inserimento rispetto allo schema originario porta un numero bis, esattamente il 16 bis, con il quale in buona sostanza si è estesa la convenzione con la banca che sarà aggiudicatrice del servizio di tesoreria anche di una possibilità di mettere a disposizione un plafond di credito nei confronti delle aziende creditrici del comune di Matera al fine di agevolare l'accesso al credito da parte di queste imprese nel momento in cui ci fossero diciamo, differimenti di pagamenti che possono andare a incidere anche sulla liquidità delle aziende creditrici. Per cui rispetto allo schema che è stato diciamo, predisposto in sede di approvazione o meglio a dire in sede di discussione c'è appunto l'aggiunta dell'articolo del, dell 16 bis. Grazie. Perfetto. Va bene? Ci sono altri interventi? Se non ci fossero ci sono... No, grazie. allora pongo a votazione il allora, punto. Con, la... ferimento... con la proposta? Sì. Integra? Del lavoro sì. Della commissione, sì. Perché rispetto sì. alla proposta originaria. C'è cioè... una variazione, c'è un'integrazione. Quindi, così come è integrata, la proposta viene posta all'attenzione del eh, Consiglio così come è integrata. Quindi chiedo di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Matera. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Come Paolo? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Perfetto. Approvato anche questo alla unanimità. Passiamo adesso all'ex punto 10, attuale punto 4, area metropolitana, città di Matera. Prego. Avete bisogno dell'immediata esecutività? Credo di sì. Eh? Credo di sì Chiediamo al Consiglio l'immediata esecutività della, della delibera, ok? Anche questa alla unanimità. Grazie. Eh, prego. Una integrazione c'è stata, sì, l'abbiamo integrata, sì. Viene approvata così come integrata. ci l'abbiamo detto. Passiamo ora all'ex punto 10, attuale punto 4. Area metropolitana, città di Matera. Gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con i comuni di Matera Capofila, Bernalda, Delsine e Tricarico. Riuniti nel subambito. Nel subambito. Approvazione, schema di convenzione, eccetera. Ok, perfetto. Chi mi relaziona? Presidente della Commissione, mi vuole aiutare? Grazie consigliere Casino. Sì. Anche l'immediata esecutività. Buonasera sindaco, colleghi consiglieri e tutti i presenti. Su questo punto la Commissione si è riunita più volte. La prima volta si è riuniti con soli componenti, poi nell'ultima Commissione ci siamo riuniti insieme ai componenti, anche diciamo i comuni interessati. Come voi ben sapete, noi abbiamo il servizio dell'igiene urbana che è in scadenza e quindi abbiamo l'urgenza proprio di appaldare il nuovo servizio. La struttura. Ha pensato bene di fare un grosso appaldo anche per reperire diciamo, dei fondi regionali. A questo grande progetto il Comune di Matera deve essere capofila, poi vi partecipo il Comune di Tricarico, Mirsina e Bernalda. Il Comune di Matera quindi si impegna a essere capofila e tutto questo perché? Perché chiaramente un grosso appaldo ha la potenzialità di avere delle offerte più vantaggiose rispetto a quelle di odierne e soprattutto anche un servizio che necessariamente deve essere migliore, noi parliamo che dovremmo raggiungere all'incirca il 70% di differenziate, quindi questo grosso appalto spingerà necessariamente verso la raccolta differenziata perché come ben sapete il servizio che abbiamo oggi non non ha questo risultato e quindi ho ritenuto insieme diciamo, all'assessore di convocare al momento della stipula della convenzione con gli altri comuni anche i consiglieri comunali dove abbiamo trovato ampio diciamo, spazio e condivisione da parte degli altri comuni e quindi oggi ci approviamo a deliberare in consiglio, diciamo, l'area metropolitana del Sumbabito 1, un vecchio progetto che viene dalla regione e dopodiché si procederà immediatamente per quello che riguarda il servizio della raccolta e soprattutto diciamo, la convenzione che si andrà a fare con gli altri comuni. Grazie, quindi questo è quando è stato deliberato in commissione per quello che Riguarda questa pratica, può essere deliberato in Consiglio. Ok, Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Materdomini. Segue il consigliere Iacovone. Eh, cioè, perdonateci, ma. Eh. Grazie Presidente. Io volevo, volevo sottolineare soltanto un paio di appunti che avevo già inviato diciamo, uh, quando si discuteva dello schema di convenzione. E cioè, uh, per quanto riguarda le intenzioni, ci siamo, nel senso che si parla di strategia rifiuti zero e va bene. Il discorso è che poi quando si va a eh, determinare il costo, la tariffa per i cittadini, nello schema di convenzione che eh, viene, viene proposto si parla ancora di superficie, invece sarebbe opportuno, secondo noi, parlare di tariffa puntuale, nel senso che ogni cittadino paga in base a quello che produce. Ricordiamoci che questo è un servizio che viene dato ai cittadini, dovrebbe essere calcolato in base all'uso che se ne fa e non al Diciamo, alle superfici o a delle ipotesi che vengono fatte prima. Ecco perché secondo noi questo sarebbe importante. Inoltre avevamo anche proposto di valutare la possibilità di prevedere ehm, la creazione di un'azienda speciale per gestire direttamente, far gestire direttamente ai comuni questo, questo servizio, così come, a, a, come avviene in altre realtà. Ad esempio nella provincia di Treviso un bacino di 600.000 eh, 600 cittadini viene gestito dal consorzio dei comuni, quindi non c'è il profitto da parte dell'imprenditore e naturalmente i costi a carico della collettività vengono abbassati. Avevamo fatto queste proposte, naturalmente non sono state, come posso dire, non sono state accolte nello schema di convenzione, quindi prendiamo atto di questo. Grazie. Consigliere Iacovone, prego. Grazie, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, intanto insomma, mi sembra eh, doveroso sottolineare che eh, si tratta in effetti di una assoluta novità questa che eh, viene discussa stasera, ovvero la possibilità da parte diciamo, del Comune di Matera di gestire un servizio così importante facendosi anche carico della necessità di dover attivare una soluzione congiuntamente con alcuni comuni della nostra provincia più piccoli che sappiamo perfettamente essere in difficoltà e questo dà anche l'idea di quella che deve essere in prospettiva a mio avviso il ruolo che l'amministrazione comunale deve giocare nell'ambito di questo territorio ovviamente insomma, poiché si tratta in effetti della prima eh, soluzione in tal senso la, la strada prescelta è quella della convenzione stipulata con gli altri comuni ed è ovvio che eh, essendo il primo documento in tal senso eh, è stato sicuramente elaborato nel migliore dei modi, la soluzione finale è eh, una soluzione ottimale, però questo non vuol dire che non si debba lavorare per migliorarla ulteriormente, anche perché insomma, sappiamo perfettamente che questa diventerà anche una base per soluzioni e servizi futuri che potranno essere gestiti in tal senso. Io ringrazio intanto l'assessore e il Presidente della Commissione che eh, ripetutamente, anche per la novità sull'argomento, hanno indetto le commissioni consigliari, hanno partecipato attivamente insieme ai consiglieri che ne fanno parte, è stato già fatto un grossissimo lavoro di elaborazione e di accoglimento laddove è possibile dei suggerimenti che sono venuti. Chiaramente stasera approviamo la stesura definitiva, io so di eh, voglio dire, magari rompere un po' Eh, dire, o creare delle difficoltà perché questa è una convenzione che viene approvata da questo Consiglio Comunale e, ed è stata magari già approvata da altri Consigli Comunali però ritengo che alcune cose siano eh, necessarie che debbano essere rettificate per cui insomma, ho annotato degli appunti anche perché trattandosi come ho detto prima di una novità sarebbe opportuno che problemi non, non ce ne siano o almeno siano ridotte eh, le difficoltà che sicuramente questa eh, soluzione dovrà trovare eh, come naturale nel corso della sua attuazione. Per cui eh, insomma, non so, ho eh, cerchiato nella mia bozza una serie di appunti che vorrei portare all'attenzione del Consiglio e chiedere ovviamente eh, l'accoglimento riguardo alle rettifiche. Non so come vogliamo diciamo, andare avanti, dico il punto e dico eventualmente la rettifica, la faccio per iscritto, la, non lo so. Sicuramente vanno emendati. Okay. Sulla formula dell'emendamento chiedo alla segretaria per iscritto l'emendamento. Un emendamento. Va bene, va bene. Allora magari nell'attesa di formulare per iscritto un emendamento... Certo, lo puoi anticipare verbalmente. Allora, anticipo oralmente e poi eventualmente certo. perfezione. Ovviamente niente di straordinario, non, non viene stravolta la forma assolutamente, e si tratta soltanto di alcune piccole rettifiche. Che io mi appresto, se ovviamente, eh, a diciamo, enunciare oralmente. All'articolo 3, al punto 7... Quando si fa riferimento al personale degli enti associati e degli appaltatori che dovranno occuparsi ovviamente dell'erogazione dei servizi, io depennerei la parola attuali, cioè nel senso che noi non possiamo in convenzione prevedere che questo servizio debba essere espletato esclusivamente dagli attuali dipendenti degli appaltatori, anche perché è una convenzione che probabilmente insomma, durerà negli anni e noi speriamo che questa attività diciamo, preveda anche un aumento del numero dei dipendenti degli appaltatori. Per cui mi limiterei soltanto alla parola appaltatori togliendo la parola attuali davanti ed inoltre. Sempre rispetto allo stesso capoverso, si fa riferimento al personale che si occupa anche della riscossione dei tributi relativamente al servizio di igiene urbana, poiché tra le attività che sono oggetto di convenzione non c'è la riscossione dei tributi, c'è soltanto il servizio. Quindi, io depennerei anche quella parte che riguarda il personale addetto alla riscossione dei tributi, perché ovviamente non è in materia di convenzione. Ed ancora, il secondo punto dell'articolo 6 è una ripetizione del punto 3 dell'articolo 4 ovviamente si parla della conferenza di servizio due commi parlano dello stesso argomento quindi essendo una ripetizione non è il caso allora l'articolo il paragrafo il punto 2 dell'articolo 6 Parla della conferenza di servizio così come organizzata, ovviamente è una ripetizione, a mio avviso, del comma 3 dell'articolo 4. Non è, proprio, non è proprio, Va bene, va bene, comunque. e se la conferenza di servizi è convocata e poi... La conferenza, diciamo, di, la conferenza sì. di servizi è un organismo di autogoverno. La conferenza di servizi è un'altra cosa. La conferenza di servizi invece viene convocata no, con non è un necessario w. acquisire pareri anche da altre è chiaro, okay. è Va bene, va bene. Allora, ok, manteniamo questa distinzione tra conferenza di sindaci e conferenza sì. di servizio va bene, allora come non detto. Va bene, poi ovviamente... Io relativamente all'ufficio, al servizio comune che dovrà occuparsi della eh, gestione dei, del servizio che sarà eh, oggetto di appalto, io per non creare confusione rispetto diciamo, all'assegnazione del personale che sarà attribuito da ciascun ente all'ufficio comune, al, all'articolo 9... Capoverso 3 aggiungerei eh, che il rapporto organico ovviamente del detto personale che sarà individuato dai singoli comuni rimarrà in capo a ciascun ente di provenienza. Cioè, in definitiva, se non abbiamo inteso male, si costituisce un ufficio comune, ovvero questo ufficio comune farà eh, diciamo. Svolgerà questo servizio tenendo conto che eh, ci sarà l'assegnazione del personale di ciascun ente, poiché insomma, la cosa che non si comprende con esattezza, eh, se il personale dipendente delle altre amministrazioni verrà di fatto trasferito alle dipendenze del Comune di Matera, credo che non sia così, rimane effettivamente alle dipendenze dell'ente di provenienza. Poiché non è espressamente previsto questo nella Convenzione, sarebbe a mio avviso il caso di inserirlo. Credo che siano comunque insomma, suggerimenti ecco, che non stravolgono assolutamente la Convenzione, che, come ho detto prima, ovviamente ritengo essere comunque una buona base di partenza per poter continuare alla gestione eh, associata dei servizi non soltanto per il Comune di Matera ma anche per i comuni della nostra Provincia che vorranno ovviamente aderire. Grazie. Allora, grazie consigliere. No, vorrei solo chiarire. Allora. Prego. Funziona? Sì. Allora... Con la Costituzione della Convenzione ex articolo 30 del TUEL in realtà non viene creato un nuovo soggetto giuridico, ma è un'associazione tra enti che comunque conservano la loro autonomia e indipendenza. Il personale diciamo, che dovrà supportare l'ufficio comune nella predisposizione dei provvedimenti inerenti all'indizione della nuova gara viene eh, comandato presso il comune di Matera. Quindi il rapporto organico rimane disciplinato perché è proprio il modello funzionale dell'articolo 30 del Tuel che prevede diciamo, questo modello di governance, questo modello organizzativo, per cui voglio dire, non, va, non va precisato perché è insito diciamo, nello strumento legislativo stesso diciamo, la, 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 come dire, la conferma della titolarità del rapporto organico con l'ente di appartenenza per cui diciamo, possiamo evitare di No, invece nell'Unione di Comuni, se avessimo costituito un'Unione dei Comuni che era un nuovo soggetto giuridico, deputato, a... e allora sarebbe stato come dire, eh, necessario Oppure, eh. trasferire il personale o, o comunque prevedere l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro eh, diciamo, con il personale assegnato all'Unione. Okay. Consigliere Sasso, prego. Grazie e buonasera a tutti. Io eh, sono in, voglio intervenire solo per eh, rimarcare il lavoro che è stato fatto da questa amministrazione che ha adottato un decreto legislativo appunto del, del 2000 dove si prevede appunto la possibilità per, per quanto riguarda gli enti locali di stipulare tra di loro apposite convenzioni. Io credo che sia necessario approvare questa. Uh, questa convenzione perché è una convenzione volta al miglioramento del servizio, al contenimento dei costi e soprattutto uh, da non escludere la possibilità di una maggiore concertazione tra quelli che sono uh, i territori appunti, che, appunto che faranno parte di questa, uh, di questa convenzione stessa. Uh, L'unica cosa che mi dispiace che ho fatto notare in, in commissione ma che uh, Diciamo, non, non deve essere assolutamente un, un problema, è quella relativa alla, eh, mancata, eh, al mancato inserimento di una polizia fiduciaria in caso in cui uno dei comuni non, eh, non adempia alle, alle, agli obblighi appunto eh, i vindicati. Mm, ho paura di questo perché comunque il comune di Matera sarebbe, in qualità di comune capofila sarebbe eh, il primo soggetto che sborserebbe questa somma di denaro. Però, mi è stato detto nell'occasione appunto della commissione: che ringrazio il Presidente che ha fatto un ottimo lavoro, certosino eh, in cui sono stati presenti appunto dirigenti e sindaci dei vari comuni, mi è stato, eh, mi è stato, è stato garantito appunto la impossibilità che avvenga una situazione del genere. Quindi confido nella Convenzione eh, e voterò a favore. Grazie. Grazie. Consigliere Cotugno. Sì, grazie. Oh, io volevo diciamo, mettere in evidenza e riprendere in parte l'intervento che ha fatto il consigliere Sasso perché cioè, siamo finalmente... Diciamo, mettendo un punto su alcune questioni che adesso partono con una convenzione fra comuni che riguarda il sistema di raccolta dei rifiuti, ed è una convenzione a cui seguirà ovviamente diciamo, gli indirizzi per il bando e nella convenzione, in parte per rispondere, ma credo che lo farà poi puntualmente anche l'assessore, non ci sono problemi rispetto a al termine riscossione e non a caso anche quell'articolo a cui si fa riferimento alla riscossione, perché alcuni comuni anche della Convenzione operano in maniera diversa rispetto alla riscossione dei tributi, ognuno è responsabile per quanto riguarda diciamo, la quantità eh, o il servizio che viene espletato eh, all'interno del Comune. Mettevo in evidenza questo primo aspetto perché credo che è. In Basilicata sicuramente stiamo dando il via ad una fase in cui l'associazione di comuni su alcuni servizi diventerà non solo diciamo, un fatto importante, ma diventerà un'esigenza soprattutto per le realtà, i piccoli comuni che conosciamo bene, le situazioni di disagio in cui vivono. Se il, com se, diciamo, se, se, se il comune di Materia ha qualche difficoltà nell'organizzazione e nella gestione del personale, ce l'ha soprattutto rispetto ad alcune funzioni, pensate... Con le stesse diciamo, problematiche quanto non ne possono avere comuni molto più piccoli, con situazioni anche di eh, finanza eh, disastrate. Per cui questo è un punto importante a cui credo poi seguirà eh, l'associazione di comuni su altre questioni di gestione eh, amministrativa. E se il comune di Matera è il capofile in questo territorio, potrà essere anche di esempio su altre questioni. Eh, su questo punto. Risottolineo, saranno gli indirizzi del bando che daranno risposta, uno ad alcune cose che pure sono evidenziate all'interno della Convenzione ma che abbiamo messo nel programma elettorale, che riguarda diciamo, l'obiettivo di rifiuti zero e che quindi riguarderà a partire dagli indirizzi del bando un sempre più crescente modello di raccolta differenziata, ma soprattutto rispetto al recupero e al riuso. Diciamo, dei materiali che è possibile fare in questo modo e ad una politica di risparmio degli imballi e, e dello spreco in questa direzione che ci permetterà di superare anche la criticità che si è determinata con diciamo, le bollette dell'Atari che sono arrivate, che contengono un aumento notevole dovuto sostanzialmente diciamo, ad una gestione disastrosa. Del sistema di raccolta dei rifiuti e ad una gestione disastrosa della discarica che è stata chiusa con diciamo, il conferimento poi a Pisticci e a Fenice di quantità di rifiuti con 500.000 euro mese diciamo, sul bilancio del 2015, con tutto quello che ne consegue. Quindi la convenzione è un primo punto politico attraverso l'associazione dei comuni. Gli indirizzi daranno sicuramente diciamo, la possibilità di organizzare un servizio. Migliore tendente alla politica rifiuti zero che era all'interno del programma elettorale, sulle altre questioni, sugli altri emendamenti, così chiudo il mio intervento qui dichiarando già il mio voto a favore. Su quei punti eh, è diciamo, inserito un, un elemento che riguarda il personale addetto per gli enti, quindi quelli che lavoreranno diciamo, alla gestione del servizio e per. Diciamo, la società che prenderà in appalto, all'interno del quale è inserito un elemento credo di civiltà che riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali. E la salvaguardia dei livelli occupazionali non riguarda la singola persona, ma riguarda diciamo, un elemento di tutela dei diritti dei lavoratori che oggi operano in quel settore a Matera come da altre parti. Il, diciamo, la, la, il cui mantenimento di quel livello occupazionale deve essere in qualche modo garantito dalla società che andrà a rispondere all'appalto. Ma questo voglio dire non voglio aprire qui una discussione, un dibattito su un tema che riguarda principalmente la Convenzione, sarà elemento dove inserito negli indirizzi del bando. Grazie. Grazie Consigliere Cotugno. Consigliere Cassino? Non c'è? Ok. Consigliere Montemurro? Grazie. Grazie Presidente. Eh, volevo, sulla scorta di quello che è l'intervento del Consigliere Cotugno nella gestione della, del ciclo dei rifiuti della passata amministrazione, rimarcare un concetto eh, molto semplice che è quello che avendo una discarica eh, alle porte della città è molto semplice avere un costo della Tari basso. Per cui non avendo la discarica o dovendo conferire fuori, il costo è praticamente automatico. Quindi c'è poco da, da avere una gestione disastrosa del ciclo dei rifiuti. Probabilmente abbiamo avuto fino ad ora una fortuna che era avere una discarica alle porte della città che ha fatto avere negli anni un costo dell'ATARI molto basso e per cui all'articolo 3.6 della, della Convenzione che è stata portata in Consiglio Comunale è esplicitato un concetto che quindi facendo parte della Convenzione dà già un indirizzo per tutti i comuni al bando, per cui non sono assolutamente d'accordo che non è questa la sede e il momento per discuterne è un, un, un punto molto delicato che è quello della superficie dell'immobile assoggettati al tributo per cui il lavoro fin qui svolto è stato egregio è eh, anche pionieristico da parte del comune di Matera in regione basicata siamo i primi a farlo quindi di questo ringrazio l'assessore, il presidente della commissione i, eh, i sindaci o i delegati del sindaco di ogni comune che fa parte del subambito ma questo aspetto è assolutamente contraddittorio rispetto al risparmio che dobbiamo pretendere avendo cioè probabilmente non avendo una discarica dove andare a conferire la marginalità del rifiuto zero per cui dobbiamo stare molto attenti e su questo il consigliere Materdomini fra un po', cioè appena finiamo, porterà l'emendamento al tavolo della presidenza perché la tariffa puntuale è l'unica risposta possibile, perché non paghiamo l'energia elettrica in ogni casa in funzione della superficie o il gas in funzione della superficie, ma la paghiamo in funzione di quello che produciamo. E se vogliamo tendere, anelare a rifiuti zero, l'unico strumento coercitivo positivo è proprio quello della tariffa puntuale. Per cui non possiamo omettere una cosa così delicata perché nel, il bando è completamente diverso se l'approccio è sulla superficie o sulla tariffa puntuale. Io ritengo che sia molto ma molto importante portarlo a conoscenza oggi di tutti i comuni che aderiscono al subambito 1, per cui è importantissimo, io invito... In questo momento la maggioranza a riflettere sull'argomento perché altrimenti avremo poche opportunità di cambiare il bando in una fase successiva. Per cui, se vogliamo risparmiare, dobbiamo fare in modo che ogni cittadino abbia la consapevolezza che, più recupera, più ricicla, meno paga la tari. Per cui, queste extra bollette che stiamo andando a pagare oggi probabilmente potrebbero ritornare a valori un po' più sani per le economie di ogni singola famiglia. Per cui ritorno a invitare tutti a, e anche i comuni appartenenti al subambito. A scegliere questa strada innovativa che è già patrimonio di molte realtà e molti comuni per poter invertire la rotta e davvero avviarci verso più inquino più pago. Grazie. Grazie, prego, consigliere Casini. Grazie Presidente, ma al fine è proprio di diciamo, rendere più fruibile il lavoro e il procedimento di questa delibera. Forse è il caso di, di specificare meglio. Noi cari colleghi consiglieri, innanzitutto su questo argomento abbiamo parlato più volte in Commissione, quindi apprezzo molto anche l'intervento di Jacopone, lo stesso del consigliere Montemuro. Ma noi adesso non dobbiamo mettere i buoi davanti al carro. È chiaro, il carro davanti a lui. E mi spiego meglio. Noi questa sera stiamo diciamo, approvando un primo punto che è fondamentale, consigliere Materdomi, non ti distraggo così poi fa attenzione diciamo, a emendare, che è importantissimo per uscire da questa situazione, dove le colpe egregio Montemurro io l'ho detto pubblicamente vengono da troppi anni di trascuratezza che la regione sicuramente sindaco è stato diciamo poco attenta per quello che riguarda l'ambiente la provincia che doveva fare da controllore e comuni, non è che in questo senso ha fatto molto, e molti comuni, non avendo, diciamo, pensato negli anni precedenti a quel che deve essere l'intero ciclo dei rifiuti, si sono trovati nelle stesse condizioni che ci siamo trovati noi, caro sindaco. Eh, voglio dire, eh, è chiaro a tutti che noi abbiamo il quinto settore alla discarica, di giù alla martella, che è stato chiuso, ed è stato chiuso pur avendo ancora dei volumi disponibili, ed è diventato un lago a cielo aperto, dove ogni goccia di acqua costa tantissimo perché diventa pergolato. Allora noi con l'assessore vogliamo effettivamente porre fine e quindi stiamo pensando all'intero ciclo dei rifiuti. Noi questa sera qui, come vi ho detto in commissione, stiamo facendo il primo passo per poter definire una situazione a dir poco vergognosa di questo si tratta perché in questi giorni che stanno arrivando i primi bollettini della Tari e Greggio Sindaco e i nostri concittadini si vedono raddoppiare di circa il 125% l'aumento delle bollette è una cosa vergognosa che noi non abbiamo colpa questo lo dobbiamo dire questo lo dobbiamo dire lo dobbiamo dire con molta serenità e franchezza, io non voglio stare a criticare la precedente Amministrazione, né poco mi interessa criticare, perché lascio all'intelligenza dei nostri concittadini capire se ci sono delle responsabilità e chi ha creato questo. E Gregio Cotugni, io sono stato cinque anni fuori da questo comune. Quante volte l'ho incontrato e ti ho detto, ma per l'ambiente cosa state facendo? Non è stato fatto nulla in questi cinque anni, di questo si tratta. E allora assumiamoci le responsabilità e cerchiamo in una maniera intelligente e propositiva di uscire fuori da questa vergogna. Allora, questo primo passo che noi stiamo facendo questa sera è una semplice convenzione che va a recuperare un finanziamento perso, perso di circa... 4 milioni e mila euro sono in erro? rientrando a far parte di quel che era l'indirizzo vecchio già dato dalla regione, che parlava di ambiti. Nel subambito 1 facevano parte altri comuni, cari colleghi. Ad oggi, grazie all'impegno costante dell'assessore Zoccoli, si è arrivato finalmente alla definizione di creare un piccolo comparto di dire apertamente tutti insieme a questi altri comuni vogliamo fare una raccolta differenziata spinta per arrivare a rifiuti zero caro Materdome. E l'abbiamo detto in commissione, l'ha detto il sindaco, questo è il nostro indirizzo. Stipulare una convenzione, venire oggi qui, dopo lunghe discussioni in commissione a trovare ancora Cavilli o come si suol dire, peli nell'uovo, io non sono abituato a ragionare così. Questo è il primo passo alla Convenzione. Nel momento in cui ne approviamo la Convenzione, si provvederà, e su questo io sarò il vostro garante, a convocare tutte le altre commissioni affinché venga fatto un disciplinare serio. Perché il disciplinare, quello che porta alla raccolta differenziale seria, retta e corretta, non le chiacchiere. E allora tutti questi interventi, io me lo aspetto nelle prossime commissioni, quando faremo il disciplinare, quando diremo che bisogna differenziare, che per tre mesi di tempo noi casomeno mi facciamo la multa, ma se dopo tre mesi voi non fate la differenziata vi multeremo. Queste sono le cose che bisogna dire. Nel disciplinare bisogna stare attenti a tutte queste clausole. Di questo si tratta. Poi per quanto riguarda i dipendenti che già lavorano, voglio dire no, io non mi meraviglio se oggigiorno i dipendenti che stanno vengono comunque garantiti ed esse, e vengono riassorbiti dalla nuova ditta che vincerà la palla io purtroppo invece mi preoccuperei del servizio che fanno i dipendenti e se vengono messi nelle condizioni di poter svolgere un servizio ottimale mi preoccuperei di fare non l'ufficio unico spostando i dipendenti del settore ambiente dico del comune di Irsino o del comune di Tricarico a Matteo ma di farli collaborare e tutti insieme funzionare perché oggi è greggio a non funziona ancora il numero verde se c'è un rifiuto in mezzo alla strada io telefono per un incombrante o perché c'è un materasso il numero verde che fu istituito con l'amministrazione Buccico non risponde a nessuno e nel corridoio del suo ufficio ci sono dipendenti che non hanno ancora una destinazione di questo dobbiamo parlare. Cosa fanno questi dipendenti? Non hanno una destinazione. Possono rispondere al telefono o no. Vogliamo essere seri o non seri? O vogliamo vedere a chi appartengono questi operai? O chi li ha fatti salire da giù all'impianto di compostaggio? E oggi li troviamo in ufficio. Abbiamo riportato il comune di Matera ad essere un comune di impiegati neturbini. Ma di che cosa stiamo parlando? E allora se vogliamo bene a questa città, approviamo questo schema di convenzione invitarmi a convocare più commissioni, <coughs> provvediamo a fare un disciplinare serio e rigido e vedrete che i risultati si avranno. Poi chiaramente dipenderà come la vogliamo la città. Oggi noi paghiamo 11 milioni e 100 mila euro per un servizio che è schifoso e vergognoso. Non si tutelano le attività produttive. Se qualcuno differenzia il vetro, la plastica, i nostri concittadini si vedono raccogliere tutti insieme e mettere tutto nello stesso contesto e a fronte di 2.980.000 euro che costava il servizio. Oggi si spende 11 milioni e mila euro e si viene ancora qui a fare i dotti. Ma di che cosa stiamo parlando? Le chiacchiere noi vogliamo più sapere. Questa è un'amministrazione che lavorerà, lavorerà nell'interesse di questa città e sicuramente con un servizio efficiente, funzionale, anche i cittadini avranno la loro parte. Un risparmio sicuramente. E soprattutto un servizio migliore. Un'ultima cosa, ve l'avevo accennato in Commissione. È chiaro che noi, per quando andiamo a differenziare, rimarrà sempre qualcosa di indifferenziato. Ma per una questione di logistica, beh, avevamo pure detto: io non volevo fare questo intervento, però poi purtroppo mi faccio prendere la fuga e parlo con il cuore. Che forse si stava pensando insieme alla Regione, insieme all'assessore, di andare a creare un piccolo impianto, un impianto di compostaggio, perché voi sapete che se la raccolta differenziale viene spinta e funziona anche l'impianto non ha difficoltà a funzionare. Per una questione logistica si è pensato di andare a montare un nuovo impianto di compostaggio che raccoglie tutta l'ambito giù nella Val Basento nei pressi di Ferrandini, di Macchi di Ferrandini, perché Matera, Irsina, Tricarico e Pomarico possono tutti i comuni convulire lì. Ma questo a noi non è sufficiente. Perché è facile dire chiudiamo la discarica, la discarica l'abbiamo chiusa. Quanto ci costa quella discarica in quelle condizioni? Assessore, questo mese quando abbiamo speso di percolare lo voglio sapere colleghi consiglieri oggi, opposizione. Ieri, maggioranza avete messo da parte i 18 milioni di euro che servivano per mettere in sicurezza le discariche? No, ma ora siamo arrivati. Noi provvederemo anche noi, sì. È la colpa la nostra, ma loro non hanno provveduto a mettere i 18 milioni di euro e allora. E allora, e allora, e allora, e allora andiamo avanti con molta serietà. Per favore. Andiamo avanti con molta serietà. Per cortesia, delibera. Per cortesia, il pubblico deve stare in silenzio la delibera. E diamoci da fare è, già nelle prossime è settimane. è, è incazzato, ma deve a stare in silenzio. Che che è capofila insieme agli altri comuni, faccia un disciplinare degno di questa città, oggi capitale della cultura. Grazie. Grazie, consigliere Casino. Consigliere De Mola. Grazie, presidente. Buonasera a tutti. Niente, io volevo intervenire proprio dopo il l'intervento del consigliere Casino, non posso che dargli fiducia e anche le varie commissioni che sono state fatte proprio eh, del settore ambiente, quindi più volte abbiamo trattato, sì, trattato l'argomento e quindi eh, questi argomenti che sono stati pure eh, sollevati questa sera, quindi sulla, eh, sul rifiuto zero, sulla campagna, sulla sostenibilità ambientale, quindi abbiamo avuto più volte rassicurazioni dall'assessore che come dice anche il presidente della commissione sarà fatto saranno ampiamente eh, trattati quindi, e, e portati poi in, in, eh, saranno effettivamente poi messi in opera quindi voglio dare fiducia a questa, a questa eh, iniziativa che sta portando la maggioranza quindi darò il mio eh, voto favorevole e fra l'altro perché il primo punto proprio da dove eh, si deve partire che sono fortemente convinto è proprio l'unione dei comuni quindi i comuni anche della provincia che si mettono insieme quindi è un punto che va eh, fortemente a vantaggio della politica sulle, sulla, sulla ambientale quindi sulla raccolta poi non posso che eh, condividere anche del, degli interventi che mi hanno preceduto degli altri consiglieri anche di minoranza quindi più inquino più pago tariffa puntuale, quindi mettiamo alla, alla prova poi adesso do il mio parere favorevole presidente, assessore eh, consiglieri tutti poi sarò attento a, a effettivamente nel futuro che poi queste cose vengono effettivamente portate in opera quindi vi ringrazio grazie. e questo è il mio intervento grazie consigliere De Mola chiedo ai signori consiglieri cioè, prego consigliere Leonetti Grazie Presidente. Allora, io credo che diciamo, nel, negli ultimi interventi si sia, consentitemi, uscito un po' fuori da quello che è l'ordine del giorno, che in, in linea di principio io condivido, ma sistematicamente non si perde occasione, va detto da parte della maggioranza, di scagliare accuse contro il lavoro svolto dalla precedente amministrazione e lo si fa mettendo in luce anche eh, problematiche, eh, cose che non vanno eh, nel servizio eh, in questo caso di raccolta dei rifiuti, oggi che invece c'è la nuova amministrazione a gestire, perché se è vero quello che si è detto dai banchi della maggioranza, che esistono tante problematiche connesse al servizio di gestione dei rifiuti, di raccolta dei rifiuti, è anche vero che questa amministrazione ad oggi non è riuscita a migliorare il servizio, forse perché, forse perché il servizio ha tutta una serie di problematiche connesse con l'esecuzione del contratto e la dimostrazione è esattamente questa, che la nuova amministrazione, seppur da cinque mesi, non è stata in grado di apportare migliorie, miglioramenti alla qualità del servizio, perché il servizio ha delle problematiche connesse, ripeto, all'esecuzione di un contratto d'appalto che derivava da una gara di appalto di cui molti dei consiglieri presenti conoscono la storia. Detto questo, perché cioè, io era lontana da me l'intenzione di entrare nel merito su questa questione, perché stiamo parlando di una convenzione, della nascita del subambito di un, di un progetto interessante che anche noi avevamo, diciamo, eh, sposato, iniziato un percorso che adesso va dato atto all'assessore. Diciamo, eh, si giunge in, eh, in consiglio comunale con questa proposta di deliberazione. E invece, no, dobbiamo sempre tornare su questa storia eh, della vecchia amministrazione. Detto questo, voglio anche aggiungere. Il Consiglio Comunale è la sede dove al lavoro, consentitemi il termine, grosso che normalmente viene fatto in sede di Commissione Consigliare, si può diciamo, apportare alcune modifiche, alcune proposte, per cui non mi scandalizza il fatto che eh, diciamo, anche dai banchi della minoranza sia arrivata diciamo, qualche proposta per cercare di migliorare diciamo, la eh, proposta di deliberazione. Voglio evidenziare, l'ho fatto già in commissione, però eh, colgo l'occasione anche del Consiglio Comunale, che eh, una volta approvato lo schema di convenzione e quindi delegato il sindaco alla sottoscrizione della convenzione come comune eh, capofila, siccome i comuni aderenti eh, si trovano in condizioni diverse per quanto attiene Diciamo, il termine di, eh, di contrattuale del ciascuno dei propri gestori del servizio. Non vorrei che poi eh, questo possa determinare il diciamo, presupposto per eventuali ritardi nella definizione del bando di gara che eh, ripetutamente sollecitato da tutti i consiglieri, va detto eh, l'assessore eh, ha riferito di essere ovviamente con la struttura comunale, con l'ausilio di eventuali eh, diciamo, professionalità, eh, di stare praticamente in procinto di predisporre questo bando. Quindi non vorrei che magari la tempistica poi di adesione degli altri comuni, che io non conosco, perché ovviamente ritengo che tutti eh, i comuni debbano deliberare attraverso i propri consigli comunali eh, lo schema di convenzione e delegare quindi i sindaci relativi a uh, sottoscrivere questa convenzione, non vorrei che si potessero determinare diciamo, dei ritardi nella uh, definizione diciamo, di, questa, uh, di questa pratica che ovviamente eh, l'analisi della pratica di ogni consiglio comunale avrà le sue uh, difficoltà, mi auguro di no, uh, questo costituisca poi magari una causa per uh, ritardare poi la pubblicazione del bando e quindi perché l'importanza di arrivare presto alla pubblicazione del bando. Al di là dell'aspetto normativo, perché la norma prevede appunto che non debbano esserci proroghe dei contratti pubblici, ma al di là di questo aspetto ovviamente fondamentale c'è anche il tema che noi abbiamo bisogno di avere un bando il cui presupposto fondamentale sia un progetto sostenibile, un progetto che migliori il servizio che oggi ha tutta una serie di problematiche, tutta una serie di lacune. Per cui io diciamo, voterò favorevolmente, mi auguro e eh, invito, colgo l'occasione nella sede istituzionale eh, più importante, eh, colgo l'occasione per invitare diciamo, l'assessore a continuare nella massima celerità per arrivare, tramite ovviamente la struttura comunale, con tutte le difficoltà che conosciamo anche, Connesse allo svolgimento diciamo, del eh, lavoro nella pubblica amministrazione, al più presto alla predisposizione degli atti di gara per il nuovo servizio. Grazie. Grazie, consigliere Leonetti. Consigliere Materdomini, prego. Grazie, presidente. Io vorrei soltanto sottolineare l'importanza della, della, della mia proposta di eventamento perché. Perché eh, purtroppo non tutti i cittadini sono sensibili al tema ambientale, e cioè all'impatto ambientale della gestione dei rifiuti che è stata fatta fino ad ora. Allora proviamo a, eh, come dire, a recuperarli attraverso il portafogli, nel senso che con l'applicazione della tariffa puntuale, che vorrei precisarlo, fa parte integrante della strategia rifiuti zero. Non è che è una cosa che io mi sto inventando adesso e la voglio proporre. Quindi se questa amministrazione dice di voler adottare questo tipo di strategia, dovrebbe, non, non sarebbe stato nemmeno necessario presentare questo emendamento, perché altrimenti facciamo come fa il nostro Presidente del Consiglio, che dice che abolisce le province e invece poi ci ritroviamo che i consiglieri provinciali vengono eletti solo dai, dai consiglieri comunali. Quindi, Presidente del Consiglio vuoi specificare? chi? No, bisogna... non lo voglio nominare. Presidente del Consiglio quello, nazionale, lui. Nazionale, nazionale, diciamo nazionale. No, nazionale. No, non Tortorelli. No, no. Eh. No. Eh, quindi io questo è un invito che faccio, cioè, questa è una miglioria a questa cosa e soprattutto è un punto fermo perché noi in questo modo cerchiamo di coinvolgere i cittadini, di sensibilizzarli perché attualmente con il, il sistema tariffario che viene applicato il cittadino non ha, alcun non ha alcun interesse a fare una raccolta differenziata fatta bene e soprattutto a differenziare, a conferire i prodotti, i rifiuti in maniera precisa. Perché se io cittadino ho la possibilità di dimostrare all'amministrazione che sono bravo, che so fare la raccolta differenziata, che, di, che divido la plastica dall'organico e, e, e in compenso ho un premio che consiste nella diminuzione della tassa, secondo me questo è molto importante. Ecco perché io chiedo a tutti i consiglieri di rifletterci 30 secondi su questa cosa. Dopodiché, come al solito, eh, la maggioranza vince e quindi vedremo l'esito della votazione. Grazie consigliere Materdomini. Grazie Presidente. Anch'io Presidente ho alcuni dubbi che, nonostante diciamo, le commissioni che nelle settimane scorse diciamo, sono state effettuate, però qualche dubbio resta. La prima domanda che vorrei fare stasera diciamo, è capire se eh, gli altri comuni che dovranno sottoscrivere la Convenzione hanno già approvato... Diciamo, la, la proposta di delibera, quindi perché allora quando i comuni avessero già adottato il provvedimento non penso che il Comune di Matera possa modificare diciamo, la proposta che, eh, di delibera che stasera eh, è in discussione. Quindi la prima domanda è questa. Dicevo che ho alcuni dubbi che sono poi gli stessi dubbi che aveva anche qualche altro consigliere. Soprattutto perché il Comune di Matera... Nella Convenzione sarebbe diciamo, il comune capofila. L'articolo 9 della Convenzione prevede diciamo, l'istituzione del servizio comune, che viene attestato al dirigente del settore manutenzione urbana e a cui verranno poi diciamo, ehm, assegnate dai comuni che sottoscriveranno alla Convenzione. Alcune figure. Noi non conosciamo che tipo di figure verranno assegnate all'amministrazione per collaborare insieme, insieme alla struttura. Sarebbe opportuno capire quali qualifiche e quali mansioni dovranno svolgere diciamo, queste figure. Soprattutto vorrei evitare che, diciamo, che altre persone vadano, diciamo, confluiscono nel settore igiene dell'amministrazione comunale dove c'è già molta gente che dal mio punto di vista diciamo, ehm, non, opera, non opera bene. Altro punto dolente ed importante dal mio punto di vista, che diceva anche il, il, il consigliere Sasso, è una polizza fidei di nel momento in cui i comuni non versano il dovuto entro fine mese, entro il giorno 20 del mese, non versano nelle casse comunali il dovuto, viene detto nell'articolo 12 che il ritardo nei pagamenti di due mensilità comporterà anche la sospensione dei servizi in danno dell'ente moroso. Siccome parliamo di interruzioni di pubblico servizio, non so se questo diciamo, può essere diciamo, eh, adottato o meno, anche perché diciamo, un che deve reso è un servizio obbligatorio e quindi non penso può essere sospeso. La durata della convenzione dichiara che dura 7 anni, la durata della convenzione è di sette anni, quindi diciamo già che il prossimo bando avrà una durata minimo di 7 anni. E altro problema, nel caso in cui i comuni non dovessero pagare al comune capofila, quindi al comune di Matera, se non c'è una polizza fide fideiussora, dal mio punto di vista si potrebbero creare contenziosi. Io voglio ricordare ai colleghi consiglieri che qualcosa di simile già è accaduto diciamo, 30 anni fa quando il comune di Matera era comune capofila nell'ambito territoriale circoscrizionale dell'ufficio di collocamento e in qualità di comune capofila diciamo, ha dovuto e continua a pagare ancora oggi un canone di fitto per un locale che ospita l'ufficio di collocamento. Gli altri comuni invece ancora oggi, dopo 30 anni, non hanno versato mai un euro, quindi situazioni che si possono ripetere dal mio punto di vista non si devono più verificare, quindi solo una clausola in cui si possa diciamo, tutelare l'amministrazione comunale può essere quella che potrebbe convincere anche altri consiglieri a votare diciamo, questa, questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Toto, ho l'ultimo intervento, poi pregherò l'assessore Zocco di, di uh, concludere. La, il consigliere Montemurro, prego. Sì, grazie Presidente. Una, uh, Presidente, solo una richiesta di precisazione, visto che poi l'assessore subito dopo chiarirà alcuni aspetti. Siccome il consigliere Casino uh, prima nel suo intervento, che in, in gran parte condivido, se non per, per le accuse mosse alla maggioranza, alla ex maggioranza, chiedo scusa, um, mi, mi trova spiazzato l'ammissione la, la da parte del consigliere Casino, che è presidente della commissione, di aver avuto un'idea insieme con l'assessore di un'ubicazione dell'impianto dell di trattamento a, nella zona industriale di Ferrandina. Perché questo? Perché se vogliamo la sostenibilità dei, dei, dei rifiuti. Il, il eh, vedere camion della spazzatura che veicolano sulle nostre strade extraurbane eh, rappresentano certamente non una cosa bellissima dal punto di vista ambientale, per cui eh, ritengo che quando si parla di impianti di trattamento non si parla in maniera aritmetica ma ponderale e siccome il subambito per cortesia, siccome è il subambito 1, i tre comuni che partecipano, cioè Bernalda, Irsina e Tricarico, hanno 22-23 mila abitanti a fronte dei 60 di Matera. Per cui va fatta un'analisi ponderale della quantità di rifiuto prodotta da ogni popolazione è lì stabilire l'epicentro della stazione di trasferenza, altrimenti noi andremo con tonnellate di rifiuto da Matera a 40 km di distanza. Quindi non è un epicentro o un baricentro così ipse exit per il territorio, ma per la quantità di rifiuto che trasportiamo e su questo volevo, come dire, avere contezza del fatto che non è così, altrimenti avremo una tassa alta per i materani, una tassa altissima per i materani, perché torno a ripetere consigliere Casino, noi stiamo pagando un aumento della tari va chiarito per i 200 euro di conferimento a tonnellata e 20 euro del trasporto 200-220 euro per le tonnellate di rifiuto prodotte. Per cui l'anno prossimo sarà ancora di più se non facciamo nulla. Per questo rinvito i consiglieri a votare l'emendamento presentato dal consigliere Materdoni, che è l'unico che ci può portare a una riduzione sensibile della quantità di rifiuto. Grazie. Bene. Adesso c'è una richiesta del consigliere Diacovone, Però, siccome ha già parlato, pregherò il consigliere Iacovone di fare la dichiarazione di voto. Scusa, scusa, ritieni di voler fare la dichiarazione di voto? Dopo l'intervento dell'assessore Auspico, oh, giusto? Prego, Assessore Zoccane. Sì, siamo pronti per il voto, chiaro. Siccome è l'ultimo intervento. Si sente? Prego. No, io intanto vorrei partire dall'ottimo lavoro che abbiamo fatto in Commissione, perché eh, alla fine se no non, eh, non avrei motivo di... Eh, di ringraziarvi tutti per la collaborazione perché questo è un lavoro fatto diciamo, di concerto con tutti e soprattutto eh, vorrei ricordare che l'Associazione dei Comuni intanto è un indirizzo politico di comandare avanti su un eh, nuovo ambito per cercare tra l'altro di portare sinergie positive per abbattimento dei costi. Eh, io intanto vorrei ringraziare alla segretaria per quelle precisazioni su, su quelle questioni che aveva già sollevato eh, Iacovone anche se a lui invece devo rispondere su un punto che riguarda ehm, se eh, il discorso delle, dei lavoratori degli appalti io ho scritto in quel modo perché per tutelare i lavoratori degli attuali appaltatori non voleva essere condizionato condizionante eh, da qualsiasi punto di vista. È chiaro che eh, tutti o meno alla fine comunque saranno tutti per legge, quindi da questo punto di vista penso che eh, possa essere o l'uno o l'altro soddisfacente. Io però eh, a questo punto mi sa che dobbiamo fare una serie di riflessioni su tutto il dibattito che è avvenuto. Intanto eh, sul discorso del conferimento a Ferrandina, parto dall'ultimo, vorrei fare una precisazione. La regione Basilicata nei suoi programmi ha deciso di fare un impianto di compostaggio, a questo punto pubblico ci tengo a dirlo, che a Ferrandina. Cercando di far convogliare su Ferrandina un impianto di compostaggio importante, hanno previsto... Inizialmente uno in provincia di Potenza e uno in provincia di Matera, molto probabilmente ne faranno due in provincia di Potenza. Questo per arrivare a quell'obiettivo che ci siamo posti pure noi, rifiuto zero. Quando la regione avrà fatto l'impianto di compostaggio a Ferrandina sarà un po' difficile che i 31 comuni della provincia di Matera non debbano andare a Ferrandina, perché la regione stabilirà che quello è l'impianto finale per arrivare al rifiuto zero. Quindi non è l'ambito dell'area metropolitana di Matera che penserà di fare un impianto di compostaggio a Ferrandina, ma tra l'altro io non voglio anticipare quello che poi dovrò portare nelle commissioni del Comune rispetto anche all'utilizzo dell'impiantistica da poter inserire nell'appalto e nel lavoro che stiamo facendo. Quindi diciamo, se me lo consentite vorrei rinviarlo, soprattutto perché vorrei ricordare a tutti che noi facciamo un appalto integrato cercando soprattutto di mettere a bando un progetto definitivo, arrivare a una specie di appalto concorso per ricevere le migliori offerte, le migliori gestioni portano pure alle, alle migliori tariffe, al sistema. Io penso che il, quello che propone il consigliere Materdomini molto probabilmente ci arriverà perché sono il sistema di raccolta più importante... Mi faccio completare. Cioè, sto, sto parlando, eh? O tieni bada tu, ti ringrazio. E quindi quello che noi abbiamo scritto nell'associazione eh, nell è che quando si va a fare una gara d'appalto, così come prevedono le procedure della legislazione attuale, noi dobbiamo determinare i prezzi e l'importo che mandiamo in gara. Io mi devo dare una regolata di quale importo metto di partenza. Abbiamo pensato alle superfici, ma non significa che quello poi è norma, è semplicemente... Esclusiva. È semplicemente una, eh, diciamo così, una metodologia. Io avrei accettato di più se mi dite: Ma tu perché fai le superfici e non gli abitanti? Sarebbe una complicazione, le superfici più o meno le conosciamo. Quello ci consente a noi di mettere un importo a base, da, a base di gara. Siccome però lasciamo alla grande fantasia delle, delle offerte che ci arriveranno, la metodologia di raccolta. L'obiettivo è uno: 70% di differenziata, rifiuto zero. Significa che le metodologie di arrivare al rifiuto zero noi eh, nel disciplinare, se volete, lo scriveremo sempre a caratteri cubitali. È chiaro che nel momento in cui anche le, la politica regionale pensa al compostaggio finale di Ferrandina, io penso che chiunque si metta a fare un progetto da questo punto di vista non possa venire meno a questi obiettivi. Io ho segnato tante cose, però consentitemi anche da vecchio burocrate, una polizza Ussoria tra amministrazioni, sinceramente non, non, non la condivido. So che eh, si sta preparando un emendamento in questo senso, però se viene meno un rapporto fiduciario nel momento in cui si fa un'associazione fra comuni ci si chiede alla polizza io penso che a questo punto gli altri comuni potrebbero chiederci a noi una polizza per garantire il servizio che noi a nome loro e a nome di tutti gli abitanti del subabito dobbiamo garantire se cioè ci scambiamo le polizze finisce cioè dire voi considerate che il rischio maggiore ce l'hanno i piccoli comuni e non noi soprattutto perché l'appalto sarà tra il comune capofila e l'impresa che vince il contratto viene gestito dal comune capofila e dall'appaltatore che vincerà la gara e voi ditemi se non sono i comuni piccoli assoggettati a questo nostro impegno di farlo gestire al meglio allora io penso forse, se la mettiamo su sto piano dei soldi io penso che se fossi il sindaco di Irsina chiederei una polizza al comune di Matera che gli deve garantire il servizio ottimale in questo senso allora ricostituiamo un'associazione un dove il rapporto intanto fiduciario almeno da parte delle amministrazioni ci sia perché la condivisione di tutto questo rafforza la parte pubblica nei confronti di gestione di un contratto con un appaltatore. Se non c'è questa forza non, no. non, andiamo, non andiamo da nessuna parte. Io ho finito, vi ringrazio. Spero che lo spirito della... Delibera e dell'obiettivo del, di questa convenzione che vi stiamo sottoponendo, la possiate approvare. E soprattutto. Ah, sì, certo, l'Associazione. No, no, sì, eh, giustamente l'Avvocato Vena mi ricordava una cosa che stavo omettendo che eh, anche sempre rispetto alla garanzia del pagamento da parte del comune dove c'è scritto sospensione del servizio pubblico, eh, noi intanto avremmo sospeso un servizio del, del nostro appaltatore, poi spetterà al sindaco che non paga di andarsi a organizzare per, il, per garantire il servizio pubblico perché quella è una responsabilità di ogni singolo sindaco e di ogni singolo comune. Io ripeto, eh, spero che eh, questa convenzione possa essere approvata. Noi abbiamo, stiamo facendo delle corse, abbiamo l'obiettivo di fare il più velocemente possibile, non solo per raggiungere, fare la gara, risparmiare, andare a rincorrere i 5 milioni che sono a disposizione eh, dei, dei comuni da parte della eh, Regione Basilicata e del Ministero, dell'industria, ma soprattutto perché prima iniziamo e possiamo consentire ai cittadini di avere un servizio migliore, meglio facciamo. Se poi ci perdiamo tempo, Noi, i 5 milioni sono un fatto marginale rispetto all'obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile a un servizio migliore rispetto all'attuale. Grazie. Grazie Assessore. Eh, siamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Iacovone, prego. Eh sì. Eh sì, inizieremo a votare degli ammendamenti. Va bene, io eh, intanto grazie Presidente, eh, ovviamente mi sono limitato nel mio intervento, forse perché è anche il primo, a eh, diciamo, riguardare eh, con attenzione lo schema di convenzione e la proposta di del delibera, perché ovviamente dobbiamo partire da un concetto molto chiaro no, non è che questo. Stasera si discute della stipula della convenzione, ovvero dei rapporti che devono intercorrere tra il comune di Matera e gli altri comuni relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ovviamente tutto quello che attiene alla redazione del bando di gara. Io ritengo, eh, dire, che l'emendamento proposto che riguarda sostanzialmente una, il taglio di, di alcune parole eccedenti insomma, possa ben trovare poi sistemazione, e collocazione nel momento in cui faremo il bando di gara. Cioè ovviamente discutere di, chi devo, di quale personale insomma, deve svolgere il servizio oggi tra comuni allora, e dire che viene svolto tra il personale che è dipende, già dipendente dalla pubblica, delle pubbliche amministrazioni più il personale degli appaltatori, dico la insomma, sacrosanta verità. Poi, vedete, nel bando di gara, metterò nel disciplinare tutte le strategie necessarie per garantire il mantenimento dei livello occupazionale sia per i dipendenti che lavorano alle, appunto, alle strette dipendenze e gli appaltatori eh, del servizio di igiene del Comune di Matera sia per i dipendenti che oggi lavorano alle dipendenze e gli appaltatori degli altri comuni. Per cui ritengo che in questa direzione ovviamente si possa andare avanti. Questo non preclude ovviamente la possibilità di migliorarlo. Quindi è chiaro che avendo inserito la possibilità di eh, percorrere la strategia zero, re, zero rifiuti, eh, l'emendamento eh, riportato da Mater Domini può trovare collocazione in questa convenzione, ovvero come dice l'assessore potrebbe anche trovare una soluzione nella fase di redazione del bando. Io ovviamente... Insomma, anche rispetto a questo preannuncio il mio voto favorevole sia per il mio che per l'emendamento di Materdomini. Però ovviamente se non passa, insomma, voglio sperare che in prospettiva si lavori affinché nel bando di gara poi ci sia una collocazione più puntuale di questa cosa. Ovviamente eh, l'ultima diciamo, riflessione: eh, mi sarei aspettato che. Tutti gli interventi eh, fossero concentrati esclusivamente sul rapporto convenzionale, non è stato così, si è discusso anche della qualità del servizio di igiene urbana, Ovviamente è come sparare sulla Croce Rossa. Ovviamente 5 minuti ho burro. chiuso. Eh, è come sparare so, sulla Croce Rossa terreno. e chiaramente eh, voglio dire eh, insomma, non è mancato un po' di demagogia. Eh, soprattutto se eh, si fa riferimento a richiami di consiglieri regionali che forse ben avrebbero fatto a eh, esaminare prima tutto quanto accaduto in passato e soprattutto ovviamente insomma, eh, conoscere con esattezza la storia della discarica di matera prima di fare degli interventi che effettivamente sembrano veramente Bene. essere proprio campati in aria. Grazie. Sempre per dichiarazione di voto, consigliere Materdomini. No? Ok, bene. Dichiarazione di voto, consigliere Cassino. Grazie, Sindaco. Io quello che volevo dire, innanzitutto, voglio ringraziare l'intero Consiglio, anche la minoranza che davvero è stata diciamo, costruttiva in questo percorso. Quindi ringrazio tutti. Volevo soltanto far notare una cosa eh, ai colleghi consiglieri che hanno proposto un emendamento. Noi abbiamo avuto già il tempo diciamo, di recepire una serie di emendamenti, come sono stati recepiti ad esempio rifiuti zero proposta da Mater Domini. Ma questa proposta di delibera che noi andiamo a provare stasera è la, stessa, questa convenzione, è la stessa convenzione che già gli altri comuni che fanno parte dell'ambito hanno approvato quindi non me ne vogliate. Ma adesso diciamo eh, approvare qualche emendamento significa andare a stravolgere anche il lavoro che gli altri comuni hanno fatto. Mi sono spiegato. Io penso che questa delibera possa essere approvata e accolta così come ci è per me venuta. Poi torno a ripetere nelle prossime sedute di commissione. Faremo molta attenzione al disciplinare. Sicuramente, come ho fatto sia per questa delibera e come mio solito fare, recepirò tutti i consigli, atti e utili a migliorare sia il disciplinare e tutto quello che viene domani. Ripeto, penso, Presidente, che non si possono accettare, altrimenti, se accettiamo qualche emendamento, andiamo a stravolgere proprio la convenzione che è stata già stipulata con gli altri comuni. Questo è il motivo. I I Grazie Quindi io voterò favorevolmente così come, come è redatto. Io credo, la chiedo lumi alla uh, segretaria. Io credo che eh, la convenzione, così come ci è arrivata all'attenzione del Consiglio, che è già stata all'attenzione delle conferenze con gli altri comuni, non possa essere emendata. Cioè, l'emendamento, secondo me, deve essere trasformato in un auspicio dove nell'incontro con gli altri comuni possono essere, ne è appena arrivato un altro di emendamento che chiede la, la sottoscrizione di una polizza fideusoria a garanzia dei costi di gestione del servizio. Secondo me il Consiglio può auspicare che questo avvenga e se così fosse dobbiamo ritornare poi in Consiglio e quindi condividere tutti questi emendamenti anche con gli altri soggetti. Chiedo alla segretaria di esprimersi eh sì, eh sì. su un parere in questo senso li possiamo trasformare in ordine del giorno li possiamo, possiamo auspicare se riteniamo che nell'incontro, quindi delegare l'assessore, la commissione o chi sarà negli incontri con gli altri componenti dell'ambito a condividere insieme a noi queste richieste chiaramente questo vale per questo onorevole consiglio ma vale anche per il consiglio di Irsina e il consiglio dei, dei Tricarica eccetera, di Bernal. dopodiché credo che sappiamo perfettamente che corriamo poi il rischio di ritornare in Consiglio, non so fra quanto tempo, e rinviamo il problema alle calende. Quindi quello che diceva il Presidente della Commissione, il Consigliere Casini, secondo me è, da, è, da, è un momento di riflessione che do ai signori consiglieri. Va, eh, prendere o lasciare, dire, va votato così com'è, trasformando questi diciamo, emendamenti in momenti di ordine del giorno eh, per una valutazione successiva. Va bene. Ci sono, sono altre... Prego, Avvocato Vena. Io solo a dire questo. non si tratta di la Non è Aspetta, aspetta. Sotto, sotto, sotto. Cioè non si tratta di prendere o lasciare. Io ritengo che la Convenzione sia il frutto di un lavoro che abbiamo fatto tutti insieme nelle varie commissioni. Voglio ricordare che l'assessore e il Presidente hanno proposto una bozza di Convenzione, l'hanno sottoposta a tutti i partecipanti, la Commissione e i capigruppo, ha, ha invitato a fare gli emendamenti e ci siamo dati delle date. Dopodiché ci siamo rincontrati, sono stati discussi gli emendamenti proposti da tutti, dopodiché perché questo, scusa Materdon, fammi finire. Perché questo? Proprio in vista dell'incontro con i sindaci con i quali si doveva costituire il subambito 1, per proprio per presentare agli altri sindaci del Comune una convenzione che rispondesse alla volontà del Consiglio. Quindi arrivare oggi e ridiscuterla dopo che gli emendamenti sono stati recepiti dall'assessore, presentati dal Presidente in Commissione, sono stati discussi, sulla base di questi è stata modificata non una sola volta la Convenzione. Cioè, mi sembra veramente ora quasi che si voglia imporre un atto che nessuno conosce, alla cui formazione nessuno abbia partecipato. Io sono componente e posso parlare a ragion veduta perché? perché ero presente alle commissioni, ho assistito e ho anche accettato le scadenze che ci sono state date dall'assessore e dal presidente proprio per arrivare ad una stesura definitiva condivisa. Quindi andare oggi a riproporre un qualcosa di cui abbiamo già discusso e sembrava ormai volontà comune di tutti, mi sembra proprio voler ostacolare un'attività che sappiamo tutti è urgente. Grazie. Grazie. Dichiarazione di voto? Ok, questa volta sì. Consigliere Materno. Allora, la mia dichiarazione di voto serve anche per fare una piccola precisazione. Io gli emendamenti li ho presentati, in Commissione non sono, stati, non sono stati proprio discussi, nel senso che quando c'è stato l'incontro con i sindaci io ho chiesto se i nostri suggerimenti erano stati recepiti, mi è stato detto no, non sono stati tenuti in considerazione. Quindi questo, c'è cioè il verbale, quindi possiamo andare a vederlo quello che, che è successo. Quindi io al momento, in questo caso... No, no. Presidente. Presidente, li abbiamo mandati via mail e mi è stato, io ho chiesto se in commissione, alla presenza degli altri sindaci, ho chiesto se i nostri suggerimenti fossero stati recepiti. Ta no, tutti e due, tutti e due, erano due. Vabbè, ah ho l'email così poi magari possiamo controllare. Fortuna che mandiamo sempre tutto via email. Quindi votare per me uno schema di, di convenzione così, sinceramente, è una. Sem sem mi sembra. Alquanto ambiguo, quindi secondo me io a questo punto mi asterrò perché comunque c'è la strategia rifiuti zero, però a questo punto votare una cosa Peccato. Uh, uno, uno, uno schema di convenzione fatto in questa maniera per me sinceramente Va bene, non. Su, solo dichiarazioni di voto, niente più interventi, per piacere. Consigliere Sasso. Io volevo fare solo una precisazione perché. L'emendamento presentato relativamente alla polizza fideiussoria è stato firmato anche da me. Io pongo solo attenzione sulla necessità. A mio modesto avviso, di inserire questa polizza fideiussoria. È normale che si metterà i voti se si, dovesse, se si metterà i voti. È normale che l'importanza di una convenzione del genere è eh, assolutamente strategica e fondamentale per un sistema di raccolta diverso da quello che abbiamo ad oggi. Quindi comunque eh, di certo non cambia il mio, la mia, quello che ho detto prima relativamente alla, alla, mia, alla mia votazione, semplicemente questo. Però è giusto che ognuno si prenda responsabilità relativamente alla necessità o meno di inserire questa polizza Fideiussone. Grazie. Grazie Consigliere Sasso. Uh, consigliere Bianco, prego. Grazie Presidente. Brevissimo, dichiarazione di voto. Noi voteremo favorevolmente all'approvazione di questo schema di convenzione e credo che l'impianto vada approvato così com'è, anche perché mi sembra ragionevole la posizione del Consigliere Iacovone che dice che eventualmente si potrebbero affinare eventuali aspetti con gli atti successivi eh, che daranno esecutorietà a questa convenzione. E, Proprio partendo dall'aspetto che tutti i comuni che si consorziano sono dotati di autonomia anche patrimoniale, mi collego anche al passaggio che fa il consigliere Sasso quando dice che, e io lo intendo sottointeso in questa convenzione, nel senso che si capisce che eventuali comuni in aree ambienti ne risponderanno con la loro autonomia patrimoniale. Grazie. Grazie consigliere Bianco. Allora se non ci sono altri, eh, dichiarazioni di voto. La Convenzione, come tutti i contratti, è modificabile con il consenso delle ecco, parti. Sì. Abbiamo, lo abbiamo stabilito all'articolo 13, che dice che le parti si danno atto che eventuali modifiche o integrazioni alla Convenzione potranno essere disposte in ogni momento. Quindi questo ci consente, d'accordo ovviamente con gli altri comuni, di riproporre eventuali modifiche che oggi, in questa circostanza, non, non sono, possiamo non assolutamente far passare. Va bene, allora eh, pre... prego consigliere Leonetti. No, dichiarazione di voto il consigliere non Leonetti voglio. non l'ha fatto, ha fatto, eh. fatto l'intervento. Grazie, Grazie Presidente. Vedo che il consigliere Cotuni è attento, è sempre attento. No, è molto interventi. distratto invece, se fosse distratto. È stato attento, ha ragione avrebbe... il Presidente. Allora io diciamo mi meraviglia la preoccupazione di Toto e eh, anche di altri consigli di maggioranza relativamente alla fiduzione eh, mi dispiace ma quasi non vorrei fare questo intervento però in realtà l'articolo 12, 12 prevede una serie di garanzie notevoli per l'amministrazione capofila a cominciare dalla pattuizione non sono un avvocato, sono ingegnere Solve e trepete, cioè significa prima paga, poi reclama, poi. Il che significa che le, tutte le amministrazioni sono obbligate intanto a pagare subito, qualsiasi sia anche l'eventuale contestazione. E se non lo fa, il punto successivo recita tutti gli effetti negativi che deriveranno da eventuali ritardi ricadranno solo ed esclusivamente sull'ente inadempiente. E il ritardo nei pagamenti di due mensilità comporterà anche la sospensione del servizio in danno dall'ente moroso. Quindi voglio dire, credo che al di là degli aspetti e diciamo, delle valutazioni che si sono fatte eh, un po' da parte di tutti i consiglieri, eh, credo possa essere diciamo, ritenuta, almeno da parte mia, eh, eccessiva eh, la pretesa da parte. Diciamo del comune capofila della fideiussione. Quindi io confermo il mio voto eh, diciamo favorevole al netto di quelli che sono gli emendamenti sui quali io ritengo che eh, almeno quelli di principio eh, di carattere generale possano di fatto anche diventare eh, omozioni o ordine del giorno evitando magari di eh, pregiudicare eh, la eh, validità giuridica certo. la di questa convenzione. Grazie. Va bene, d'accordo, quindi c'è la seconda su questa proposta il consigliere eh, anche Cotugno Posso... va bene tutto quello che volete, non c'è problema. Va bene. Allora non ci sono più interventi, dichiarazione di voto. Io pregherei, pregherei il Sindaco di eh, integrare un attimo. Eh, molte volte indugiamo sui particolari ignorando il momento essenziale che stiamo vivendo. C'è stata qualche rimostranza corretta da parte di un cittadino. Noi stiamo adesso con questa operazione, abbiamo terminato questa salita affannosa. Iniziamo la discesa per contenere e ridurre lentamente o in maniera esponenziale il costo della raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città. E si parte da un fatto anche questo di novità a livello regionale. Si costruisce finalmente il primo ambito tra comuni che è stato difficilissimo poterlo compattare. Perché? Poiché non c'era mai stata un'esperienza e perché le esperienze passate erano tutte naufragate, vi era un pessimismo e una rassegnazione da parte dei comuni perché ognuno pensava di fare in proprio. Noi dimentichiamo ancora una volta, mi sia consentito, un modello di riferimento. Noi stiamo costruendo un modello positivo. E la positività di questo modello lo si tocca con gli occhi e con le mani dall'incontro e dal colloquio e dal confronto di questa sera qui, in cui maggioranza e minoranza, al di là delle posizioni che leggono fatti antichi e lontani, si trovano d'accordo nel, nel confermare e nel diciamo, riconoscere che stiamo iniziando un nuovo percorso amministrativo e gestionale. Allora questo è il punto centrale di questo incontro di questo confronto e di questa seduta di Consiglio Comunale. Allora non cerchiamo di svilire l'importanza di questo momento con queste piccole situazioni differenziate. Ecco perché io mi sento di ringraziare tutti i consiglieri comunali, mi sento di ringraziare il presidente della commissione che ha portato avanti questo discorso unitario e corale, mi sento di ringraziare l'assessore Zoccali per questa operazione di contatto tra comune e regione. Avendo noi in anticipo avuto notizie e positività che ci hanno consentito di attivare queste nostre delibere e questa delibera però mi permettete due valutazioni sui problemi particolari. Io sono convinto che noi non possiamo modificare questa convenzione, altrimenti imporremmo agli altri comuni di modificare la loro convenzione se vorranno, allungando i tempi che non possiamo allungare, che dopo questa convenzione noi dobbiamo approvare. Una, una ipotesi appalto per la nuova gestione e poi fare il disciplinare che toccherà a questo comune realizzare e scrivere. Noi dobbiamo fare in modo che in primavera parta la nuova gestione. Se noi continuiamo a bloccarci su questi piccoli particolari, perderemo 4-5 mesi e quindi. Ancora per un altro anno i cittadini saranno costretti a pagare quella pesante tassa che oggi pagano. Allora, tornando a un discorso, caro amico Mater Domini, non pensi che il discorso del chi più inquina più paga possa essere una delle premialità che possono essere inserite all'interno di un disciplinare? È inutile indulgere oggi se lo mettiamo qui, se lo mettiamo qui cambiamo il discorso. Però la giustificazione di quella formulazione era legata alla necessità di avere un parametro di costo senza il quale tu non puoi procedere all'appalto. Come fai oggi ad avere un parametro di costo sulla raccolta puntuale? Io non lo so se esiste o non esiste. Allora, vediamo anche queste cose di poterle discutere con molta serenità. Quanto al problema della fideiussione, giustamente il collega Bianco ha già annunciato la questione. Voi i comuni non possono mai fallire, perché i comuni non hanno la possibilità di fallire, vanno in dissesto. La fideiussione è una garanzia del creditore per un soggetto che poi evapora e non si trova più. Il comune è lì fermo, con la sua autonomia patrimoniale. Il problema è che c'è stata la inadempienza da parte del comune di inseguire gli altri comuni morosi. Allora questo è lo scenario. Allora io vi prego di fare una riflessione e di rientrare nei ranghi, diventando tutti orgogliosi e protagonisti di questo momento che si apre un nuovo corso sul problema della raccolta dei rifiuti solidi urbani non a materia in basilicata. E di questo dobbiamo essere orgogliosi. Per cui io vi ringrazio per il lavoro che avete compiuto. Grazie, grazie Sindaco. A questo punto procediamo eh, nella credo dobbiamo votare gli, gli emendamenti. Me li passate per piacere? Ce ne sono tre, Chi, non lo so. Chiedo: ci sono, ci sono possibilità che gli emendamenti vengano ritirati? Ah? Facciamo una mozione? Cioè. Ah, va bene, facciamo in modo che facciamo una mozione e questi tre, quanti so, posso sapere quanti sono gli emendamenti? Scusate, dottoressa, dove sono gli emendamenti? Aspettate un attimo. Allora, questa possiamo fare in modo che questi emendamenti diventino una mozione? Questa è una proposta? Consigliere Cotugno. Ah, sono arrivati. Uno, due, tre. Perfetto, sono tre. Voglio evitare che facciamo una sospensione che duri eh, eh, troppo a lungo. Siccome siamo tutti d'accordo sullo schema di massima della Convenzione e abbiamo anche, credo, tutti acquisito la necessità di fare un ordine del giorno e in un indirizzo che contenga le indicazioni che sono venute sì. fuori, approviamo diciamo, la delibera che eh, autorizza la convenzione sì. e mentre si sviluppa il dibattito sugli altri punti che sono interrogazioni o altro diciamo eh, qualcuno si prende la briga di scrivere un ordine del giorno che okay, o una mozione recepito. che discutiamo siamo durante il corso del Consiglio siamo d'accordo su Va questo? Bene? Sì, Va bene. nel corso del allora, dibattito facciamo una siamo... Mm, perdonami, non non, e, non allora, votiamo, così, e allora dobbiamo votare. Non, è proprio, non cioè, è proprio così. Votare, abbiamo detto evitiamo. che facciamo una, una, una mozione insieme consigliere. Contugno, grazie, Vabbè. Allora, non è proprio così. Perdonami, allora o la riformula e gli dai il tono della mozione o dell'ordine del giorno oppure io devo mettere a votazione. No, no. no. Allora intanto, va bene. Allora, guardate alla fine, io mi sono limitato nella. Eh, diciamo, indicazione in diminuzione, cioè eliminare dal testo tre cose che a mi avviso insomma sono superflue. Il testo non può essere modificabile neanche di una virgola, perdonami, per le motivazioni che abbiamo estandato. Sì, ma lo, questa ma allora, allora, io devo mettere a votazione se sì, c'è la richiesta di modificazione, allora, faccio, faccio un esempio: Dietro, non è no, faccio un esempio eh. proprio a proposito della virgola no? c'è un passaggio in cui si dice se ci sono dei lavori straordinari da fare il comune, il comune associato no, può, lui, può farlo autonomamente o per il tramite del comune capofila, cioè come dire che il comune di Irsina si ha un'esigenza straordinaria senza sentire il comune capofila dà all'appaltatore l'incarico di fare questo lavoro straordinario. Io tolgo quella O perché se ovviamente c'è un, un problema di relazioni tra enti è bene che questo lavoro sia autorizzato dal capofila. Pietro scusami, Faccio hai perfettamente ragione, il problema è diverso, è di natura tecnica. Quello voglio, che tu dici, no, voglio essere, dire, credo che se voglio glielo dire, chiedi a ognuno di noi consiglieri ti darà ragione. Sì, ma questa, Qui la richiesta sì, ma è, è un po' poco diversa. Sì ma questa correzione che noi... Pensiamo di fare in un secondo momento, non si farà. Perché? Perché i comuni ovviamente vorranno mantenere la, la loro vai, autonomia. Vai, vai. Vabbè, no, me la... Che fate? No, ti sei già dichiarato tu guarda. Eh? Ti sei già dichiarato. Da quando eri piccolo ti sei dichiarato. Dai. Vai, vai veloce va bene mi manca la terza però è sparita la terza grazie presidente no, se... vorrei eh, sottolineare che mentre la questione della tariffa puntuale potrebbe essere trasformata e credo tutti siamo d'accordo anche nella minoranza a trasformarla in mozione di indirizzo quindi seguiamo la strada che ha indicato il consigliere Cotugno, noi andiamo ma al... però la facciamo stasera, va bene. Però gli emendamenti proposti da, da Iacomone non credo che possano assurgere a forma di mozione, perché cioè, dico vanno votati, perché non credo che si possano trattare. Va bene, va bene, no. va bene. Poi è chiaro che secondo, siccome io li, eh, li condivido pienamente, poi magari è cura dell'assessore, della struttura. Angelo, della... Molto chiaro, yes, molto chiaro. La, la proposta era più politica che tecnica. Va bene, non fa niente. Allora, alla Presidenza sono arrivati tre emendamenti. Io leggo e chiederò al Consiglio di esprimersi. Il primo, emendamento a firma del consigliere Materdomini, è eh, così è stato presentato: eh, numero uno, sì, emendamento sostitutivo della. L'articolo 3 della. diventa mozione. Diventa mozione? Benissimo, perfetto. Eventamento numero 2 a firma di. Eh, Iacovone. Convenzioni associate a palto eh, di accolta e cioè, così come è stata proposta l'articolo 3,7 e l'articolo 7,1. Così come è stato proposto e relazionato abbondantemente dal consigliere. Iacovone. Eh, chiedo al eh, consiglio di esprimersi. Volete che la leggiamo? Ecco, siccome il consiglio di Iacobone è una scrittura meravigliosa, ecco eh, io pregherei. Preghere, non ce la fa. Non ce la, abbiamo tentato in due, ma non ce la facciamo. Prego. Ovviamente la grafia risende anche della comodità del eh, luogo. Eh sì, ho capito, eh. alla fine eh, questa è la sola del cielo. Allora, vabbè. quindi eh, sostanzialmente dico questo: all'articolo 3,7 depennare la parola attuali posta prima di appaltatori e le parole e di riscossione dei tributi, ovviamente si riferisce al personale, poiché riguarda personale di servizio non oggetto di convenzione quindi sì. voglio dire è una presenza che può essere abbondantemente eliminata. All'articolo 7,1 eliminare la congiunzione O posta nell'ultima parte della frase che dovrà essere così formulata potranno essere affidati direttamente dal comune virgola, per il tramite del comune capofila virgola, previa quantificazione ed anticipazione delle somme. Va bene, così come è stata abbondantemente e in maniera chiara richiesta dal Consigliere Iacovone, chiedo al Consiglio di esprimersi su questo emendamento. Chi è favorevole? Ah no, scusate, la segretaria vuole... Materdom, ti puoi avvicinare un attimo? Mi devi per cortesia sottoscrivere che questa diventa una mozione. Diventa mozione. Allora... La segretaria ci chiede eh, la, la, il voto per appello nominale. Ma dai. No, questo è tuo, scusa, ce io. Allora, De Ruggeri Raffaello? No. La Polla Angelo. No. Rubino Rossella? No. Bucci Corocco? Bucci Corocco? Assente. No. Ah. Eh, Vena Maria Teresa. No. Sansone Antonio. Morelli Mario, Toto Augusto, Casino Michele, Bianco Angelo, Fragasso Daniele, Viziello Saverio, Cotugno Angelo, D'Andrea Marco è dovuto andare via, non stava bene, assente. Antezza Carlo assente, Sardone Angelo. La macchia Michele contrario, Sardone contrario, la macchia, Tortorelli contrario, Manicone. Contrario Sasso Vito, contrario L'Episcopia, Gaspare eh, Adduce, assente. Antezza Annunziata, Scarola Giovanni, Iacovone Antonio, non c'è, no, no, c'è. Scusami, scusami, sei arrivato in ritardo. Favorevole Alba Carmine, Trallivito, Trallivito, assente. Trombetta, assente. Montemurro? De Mola, Iacovone, Leonetti, Materdomini? Favorevoli. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dovrebbero essere 9 favorevoli. 19 contrari. Perfetto. L'emendamento è stato eh, rigettato, respinto. Passiamo invece al numero numero 3 numero 3 ed è a firma di Augusto Toto che chiede eh, è Vito Sasso che chiede la sottoscrizione di una polizza video storia garanzia dei costi di, eh, di servizio chiedo se ho ben capito che questa possa diventare così come l'altra possa diventare una mozione no? no? Sono due cose che... benissimo, d'accordo. Allora, sempre per appello nominale De Ruggeri, Contrario. La Polla, Contrario. Rubino Rossella, Contrario. Buccico, Contrario. Vena, Sanzone Morelli, Contrario. Toto, Contrario. Casino, Contrario. Eh, Bianco, Contrario. Fragasso, Contrario. Viziello, Contrario. Cotugno. D'Andrea assente, Antezza assente, Sardone, La Macchia, Tortorelli, contrario, Manicone, contrario, Sasso, L'Episcopia, Aduce assente, Antezza, Bene. Scarola, Iacovone, Alba, Tralli, assente, Trombetta assente. Montemurro? De Mola? Iacovone? Leonetti? Materdomini? Bene, allora sono due favorevoli, 18 contrari, dovrebbero essere 8 astenuti? 8. Benissimo, allora eh, l'emendamento eh, numero 3 viene respinto. A questo punto eh, pongo a votazione eh, il punto, ex punto 10 attuale punto 4 dell'ordine del giorno che recita Area Metropolitana Città di Matera, gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con un comuni di Matera, Capofila, Bernalda, Ersina e Tricarico. Riuniti nel subambito. Nel subambito rifiuti urbani con i comuni di, no scusate, subambito approvazione del schema di convenzione e delega. Eh, dobbiamo nominare gli scrutatori. Gli scrutatori eh, c'è Materdomini che si è proposto insieme al consigliere Manicone. Va bene. Allora a questo punto siamo in votazione per cortesia. Chi vota a favore? Dell'ex Materdomini e Manicone, chi vota? Il terzo era la, eh, la, polla, la polla. Chi è favorevole all'ex punto 10, attuale punto 4 dell'ordine del giorno è pregato di alzare la mano: bene. Controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Molto bene, complimenti. All'unanimità l'immediata esecutività, posso chiedere l'immediata esecutività? Prego. Ah, eh, lo mettiamo a verbale? Il eh, consigliere Toto è assente, è uscito. Va bene, allora eh, chiedo al Consiglio di votare... Già fatto, state tranquilli, avete un Presidente attento. L'abbiamo già detto, dichiarato, state tranquilli. È assente Augusto gusto Va bene. Eh, posso chiedere al ai consiglio di votare? Vabbè, la fate dopo. Le, la la immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene. Allora, prendiamo atto della scelta politica del consigliere Cotugno? Cammino, no, cosa? La cesta è cambiata, Ah, la mozione. Va bene, intanto che è pronta la mozione, se mi consentite, procediamo. Passiamo alla trattazione dell'ex punto 9, attuale punto 5, dell'ordine del giorno che recita progetto di istituzione di una zona franca a fiscalità differenziata. Siccome c'è la mozione già pronta e approvata da Bene, ok. Prego consigliere Cotulli. La mozione è stata. Ha ragione il sindaco, è cambiata la storia. Vale, due minuti abbiamo fatto la mozione, forza consigliere. Colducci, se ci può leggere la mozione. Intanto, il consigliere è tutto è rientrato. Eh. Ciao, ciao, grazie. Saverio, Diciamo, ho, ho provato a fare diciamo, sintesi del dibattito, i consiglieri hanno contribuito a, diciamo, a definirla nel migliore dei modi, quindi la mozione di indirizzo che coglie eh, le questioni che abbiamo detto è questa. Il Consiglio Comunale del 19-11-2017 ha approvato il punto, all il punto 10 all'ordine del giorno, area metropolitana, così come descritto in qualche modo nell'ordine nell del giorno. Nel corso del dibattito sono emerse alcune proposte tese a definire alcuni indirizzi che dovrebbero essere considerati negli indirizzi del bando e nella definizione del disciplinare per la gestione del ciclo dei rifiuti. In particolare è emersa l'indicazione di arrivare alla definizione di una tariffa puntuale che dovrebbe contribuire insieme ad altri indirizzi ad un obiettivo già definito e quale è quello della strategia rifiuti zero. Vabbè, Ma è, la tariffa puntuale è, è sottintesa, è quella. Consigliere Materno cioè, Non dobbiamo, non dobbiamo aggiungere cose per cui poi ci piglieranno Va per... Eh. Va bene, allora possiamo chiedere al Consiglio di votare la mozione così come puntualmente letta dal Consigliere Cotugno. Chi è favorevole? Bene. Chi è contrario? Chi si astiene? Perfetta, all'unanimità. Ce la date, benissimo. Andiamo avanti. Eh, punto ex punto attuale.5. Progetto di istituzione di una zona sono gli ex emendamenti. Di una zona franca a fiscalità differenziata. Chi è che ci relaziona? Zoccali? Zoccali? Assessore Zoccali? No, c'è scritto Zoccali. Scusa. Zona scritto. Prego. Consigliere uh, Assessore Zoccali. Questa è una delibera che in eh, molte riunioni che abbiamo fatto in regione eh, è una proposta che ha sottoposto a tutti i comuni della Basilicata l'assessore Berlinguerre, che è una, diciamo uno schema che noi abbiamo eh, eh, diciamo riportato totalmente per... Eh, una costituzione di una zona franca praticamente non è altro, se, me potete, se posso consentirmi una sintesi, è l'abbattimento di alcune accise sui prodotti energetici. Questo è, questo è il contenuto, brevemente non ci sono altre cose perché da parte de, eh, diciamo dell'amministrazione comunale non è altro che un'adesione a tutte quelle che sono le adesioni che stanno dando gli altri comuni ma eh, naturalmente ha eh, il peso che, che ha dal punto di vista della sollecitazione che ci viene dall'assessore eh, dall all'ambiente del, della, della regione basilicata non è certamente una proposta che arriva dall'amministrazione comunale questo ci tengo a precisarlo se non anche perché credo scusa Siano oltre 30 i comuni sì, che hanno già... Eh, che hanno già... Sì. Praticamente noi riteniamo che debba essere approvata per un'adesione a quella che è l'iniziativa di tutti i comuni della Basilicata. Tutto qua. Ci sono, prego consigliere Cassino. Scusa, giusto per uh, alcune precisazioni, anche questa delibera che è una proposta diciamo che la regione basilicata è già adottata e più la maggior parte dei comuni della basilicata è stata portata nell'ultima commissione ed è stata deliberata a discussione in consiglio perché questa delibera dagli interventi che sono stati fatti, da quelli che abbiamo potuto esaminare alla commissione, non autorizza in nessun modo, in nessuna maniera diciamo, altre, altre estrazioni o ulteriori, eh, ulteriori estrazioni. Quindi diciamo, è un, una proposta di un'istituzione a zona franca a fiscalità differenziata che potrebbe portare soltanto qualche beneficio nel momento in cui viene riconosciuta questa zona franca. E quindi per questo motivo fu deliberata nell'ultima Commissione a discussione in Consiglio e annuncio già da ora il mio voto favorevole. Grazie consigliere Casino, ci sono altri interventi? Grazie, poniamo i voti. Un po' più veloce, è vero che è tardi. Sono, ci sono pure gli emendamenti. No. Grazie Presidente. No, intanto appunto eh, avevo ricevuto, ho ricevuto l'emendamento formulato dal sì, 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 sì. consigliere Materdomini che lui sicuramente illustrerà meglio nel contenuto. Ovviamente fa nascere una riflessione che eh, non è eh, la necessità di diciamo, non aderire. Al, al progetto, anzi, ma la necessità di conoscere un po' meglio il progetto, cioè sarebbe stato opportuno forse che non giungesse soltanto la proposta di delibera di adesione al progetto, ma che ci fosse insomma, qualche ulteriore precisazione per comprendere meglio come utilizzare le risorse risparmiate appunto dalla possibile istituzione di una zona franca a fiscalità differita con risparmio appunto. Eh, qualora concesso eh, da parte delle famiglie dell'intera della regione delle, diciamo, delle accise, cioè delle quote delle, dei tributi che sono eh, inserite nelle, nei consumi della, delle nostre bollette energetiche. Ovviamente sarebbe stato interessante perché Mater Domini apre uno spiraglio, è chiaro che su questo aspetto io insomma, è uno spiraglio che condivido, cioè ovviamente vorrei che le risorse utilizzate, siano, eh, insomma, utilizzate risparmiate siano utilizzate per eh, una maggiore diffusione delle energie alternative al fossile. Eh, Preannuncio anche un emendamento, ma niente di straordinario: è il punto 2 del deliberato. In cui io sostanzialmente ritengo, insomma, francamente, eccessivo che ci sia l'indicazione del presidente della giunta e dell'assessore regionale. Io semplicemente insomma, ritengo che basti l'adesione al progetto così come proposto e sostenuto dalla giunta regionale. Bene, consiglio. Prego, consigliere Manicone. Allora grazie Presidente. Allora, eh, abbiamo ricevuto questa proposta di, di zona franca fiscalità differenziata diciamo, qualche giorno fa in Commissione Ambiente. Eh, avrei preferito avere, eh, qui concordo con il consigliere Iacobone, eh, diciamo maggiori chiarimenti su questa proposta progettuale che comunque, formulata in questo modo, mi vede contrario, mi vede contrario almeno per, una serie di mo per due motivi che voglio evidenziare. Il primo, e leggo testualmente e vi spiego perché, l'istituzione di una zona a fiscalità differenziata, di estensione regionale, avrebbe il vantaggio di far percepire Comu alle comunità locali i benefici economici dell'estrazione di idrocarburi. Questa regione non ha bisogno di far percepire nulla, questa regione ha bisogno di rispetto dalle compagnie petrolifere quando estraggono gli idrocarburi, quando reiniettano le acque di processo nei pozzi di reiniezione. Noi. Noi non abbiamo bisogno di approvare delibere che facciano percepire nulla. Noi abbiamo bisogno di verità, di giustizia, di progetti industriali seri. Non abbiamo bisogno di compensazioni ambientali. Io sono contro le compensazioni ambientali, perché le compensazioni ambientali sono i contentini che si danno alle comunità. Io non ho la card di idrocarburi perché non ne condivido la filosofia, perché quello è l'altro contentino di qualche decina di euro dato ai cittadini lucani e trattati secondo me malissimo su questo tema. L'altro punto dice al fine di garantire la compensazione del consumo di territorio derivante dall'attività di coltivazione di idrocarburi, so, anche su questo anche su questo punto. Io vi invito, per chi conosce ad esempio la zona di Gorgoglione e Corleto-Perticara, ad andare a vedere che cosa è stato fatto in barba a qualsiasi impatto ambientale o valutazione qualsiasi in quella zona. Hanno praticamente reso pianeggiante una collina, hanno distrutto quanto di più bello avevamo in quella zona dal punto di vista naturalistico. Quindi per chi autorizza questo tipo diciamo, di modus operandi e in cambio propone compensazioni di qualsiasi tipo, mi vedrà sempre contro. Grazie. Aspetta, no, devi, devi avere la bontà di aspettare. Consigliere l'Episcopia. Sì, due minuti, grazie Presidente. Potete anche contare. Io non voglio ribadire quello che ha già detto il consigliere Manicone perché lo sottoscrivo e vorrei anche esprimere la mia, comunque, il mio totale assenso alle parole poc'anzi espresse. Però voglio aggiungere qualcos'altro, ovvero che questa, questa delibera. E siccome parliamo di una assise comunale e si fa politica questa delibera è stata presentata da un certo assessore regionale chiamasi Aldo Berlinguer io lo dico perché voglio, voglio ribadire questo concetto un assessore che ha avuto, ha avuto non so di chi amico ha avuto secondo me l'indecenza di venire in questo comune a parlare di infrastrutture del Comune di Potenza e non per il Comune di Matera. Quindi solo esclusivamente per questo motivo questa delibera va cestinata. Grazie. Breve, conciso, chiaro. Va bene. Consigliere Materdomini, lei deve. Cioè, Poi mi spiega perché alza la mano. Vai consigliere Scarola. Grazie. Sì. Grazie Presidente. Volevo fare un brevissimo intervento su questa proposta di delibera e fare alcune precisazioni perché mi ricollego all'intervento del collega Manicone, perché è chiaro che forse non si è avuta molto tempo per discutere questa proposta di delibera che io non vedo molto esaustiva nel testo. Anche perché qua non si può parlare di di compensazione ambientale in questo caso, perché qui c'è solo una proposta di recuperare da quello che è il monte, il monte totale delle tasse che lo Stato incassa dalle società che fanno estrazione in basilicata, che sono circa 7-800 milioni di euro, di recuperare una quota, quindi il 10%, quindi 80 milioni di euro, per destinarla alla riduzione di queste accise. Quindi bisogna fare attenzione quando noi andiamo ad approvare un, questo deliberato, perché noi in questo momento stiamo decidendo che se eventualmente con quel famoso memorandum un governo di questa nazione decida di ritornarci parte delle tasse che lo Stato incassa, stiamo già decidendo che cosa, dobbiamo, che cosa fare, cosa dobbiamo utilizzare con questa, con questa quota io personalmente non sono favorevole perché andare a prendere queste risorse e distribuirle in maniera e polverizzarle sul territorio io, questa cosa non mi vede d'accordo perché io ritengo che se lo Stato ci deve ritornare parte di quel beneficio che incassa come tasse per me vanno operate e utilizzate per interventi strutturali grazie allora se il consigliere Materdomini continua a rinunciare consigliere Cotugno. No, eh, credo che diciamo, dal, da, da, dai primi interventi che sono venuti fuori, anche diciamo, argomentando come ha fatto il consigliere Manicone, ma come hanno fatto anche gli altri consiglieri, credo che ci sia bisogno su un argomento così delicato e complesso che si, si, si faccia una valutazione più approfondita perché diciamo, ha implicazioni su una serie di fattori che ovviamente una seduta di Consiglio Comunale nella trattazione anche veloce di, 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 di cioè, questo argomento potrebbe inturre diciamo, ad avviare strade che poi diciamo, ci ritroveremmo essere contrari con le indicazioni di carattere generale. Quindi, Uh, se uh, siamo d'accordo io ritirerei, farei in modo da ritirare dall'ordine del giorno questa, questa proposta di delibera, la riportiamo in commissione approfondiamo la discussione in maniera che venga fuori una posizione più chiara precisa e univoca da tutto il Consiglio come abbiamo provato a fare questa sera quindi chiedo di bene, mettere ai voti il ritiro. Chiaro, non essere ripetitivo sei no, no. stato molto chiaro ci un po molto chiaro allora, se non ci sono altri interventi c'è una proposta da parte del Consigliere Cotugno di ritirare eh, la, questo punto all'ordine del giorno che è l'ex 9 attuale 5 chi è a favore del ritiro della eh, pratica va bene chi è contrario chi è eh, bianco eh, stavo dicendo bianco è favorevole chi si astiene nessuno alla unanimità viene eh, votata il ritiro della della pratica ex.9 attuale.5. dopodiché credo che non ci siano altri punti eh, che avete chiesto in anticipazione, andiamo verso il normale ordine del giorno. Parliamo all'attenzione dei signori consiglieri del punto 1, interrogazione a firma del consigliere Lionetti avente per oggetto addizione del regolamento urbanistico del comune di Matera. Eh, io io ecco, pregherei, siccome la. Siccome la L'assessore la, Cangelli è assente, sì, pregherei no. il sindaco di relazionare. Sì. Sì. Ma eh, ce l'ho, sanno tutti. Non funziona? Sì. Sì. sì, no, volevo dire l'assessore la, Cangelli eh, non, era, non è presente oggi perché ha un impegno diciamo, particolare. Mi ha lasciato la risposta scritta che io posso cedere e dare al consigliere interrogante oppure procediamo alla interrogazione e io leggo mi limiterò a leggere quello che ha scritto la Cangelli sì, io ritengo Pre, va sia eh, va bene così io formulo eh, l'interrogazione e mi risponde il sindaco con Perfetto. lo scritto dell'assessore ovviamente avrei gradito eh, la presenza del, dell'assessore è, è un problema no, eh, vuoi, vuoi che la consigliate? Se no, tu no. vuoi te la porto nel prossimo consiglio. Uh, avrei. Avrei. La porto nel prossimo consiglio se vuoi. Se tu vuoi. Io, io, Ma ci sarà nel prossimo consiglio, io, sì. Io, come sì, come prima come di Pasqua te lo Va bene, bene, allora ritiro. Però nel prossimo consiglio utile... Sì, cioè significa sì. il prossimo. Va bene. Mia. Va bene, Poi allora ritiro, no, ritiro eh, ovviamente deve essere riproposto al prossimo consiglio. Certo, grazie. Allora prego la segretaria generale, così ogni tanto il cerino lo diamo pure a lei, così si appunta che al prossimo consiglio, al primo punto, quando sarà Va bene. il prossimo consiglio, grazie. il punto 1 viene via. Va bene, andiamo avanti. Punto 2. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri comunali, avente per oggetto attivazione di tutte le iniziative utili al rilancio dell'importante settore produttivo della pasta di Matera. Credo che il primo firmatario era il consigliere Cotugno. Mi date la 2? Grazie. La, la leggi tu, prego. Sì, eh, sintetizzerò, sintetizzerò per economia di dibattito diciamo, la, il pur breve ordine del giorno richiamando ad una situazione che purtroppo rischia di diventare sempre più incresciosa. Eh, L'unico presidio produttivo di, di pasta nella filiera del Bianco presente qui a Matera è eh, quella che è ubicata nella zona industriale eh, chiamata oggi Mulino, Mulino Tandoi, che diciamo, ha acquisito in questi anni diciamo, quello che è rimasto del, della filiera produttiva della pasta, non ultimo, vi ricorderete, con la chiusura dello stabilimento della Barilla in via delle Cerrerie, quindi trasferendo parte della produzione o la produzione nel sito Tandoi alla Martella. Da ormai quasi due anni quel sito produttivo viaggia a singhiozzi e negli ultimi mesi, più di sei, è sostanzialmente fermo. Per cui, mentre discutiamo e portiamo avanti in maniera positiva a tutti i livelli il tema della dieta mediterranea e dell'importanza anche di una filiera produttiva come questa, in Regione Basilicata e nel mezzogiorno, l'ultimo presidio produttivo di una importante tradizione che faceva parte della filiera produttiva di Matera sta sostanzialmente chiudendo senza che ci sia da nessuna parte un minimo di voce o di grida per non solo diciamo, salvare un assetto produttivo che è quello della... Diciamo della, della pasta di Matera ma anche per provare a salvaguardare alcuni, seppur pochissimi, di quelli che sono rimasti diciamo, eh, lavoratori che sono presenti in quella sede. Ovviamente diciamo, ci sono stati, mi faceva notare il Presidente Tortorelli, anche alcuni altri interventi di questo tipo, l'ordine del giorno mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su un importante tema di questo tipo e a delegare il sindaco e la giunta ad attivarsi a tutti i livelli perché venga ripreso immediatamente diciamo, una contrattazione per salvare il sito produttivo. Io parlo di sito produttivo indipendentemente da quelli che possono essere gli imprenditori che poi si potranno attivare. Salvaguardando in questo modo, uno... Cioè Un'importante filiera, due livelli occupazionali e rilanciando anche attraverso questo diciamo, il lavoro che si sta facendo intorno alle produzioni locali, alla filiera e alla dieta mediterranea. Per cui l'ordine di del giorno certo. è questo, credo che sia stato in qualche modo condiviso dalla gran parte dei consiglieri. Condividiamo, apprezziamo eh, su iniziative nobili come questo, dove il consigliere Cotugno è sempre, continua a essere distratto, ci sono anche altre istituzioni che danno la loro vita per l'eccellenza di questo territorio, in primis il discorso della pasta e di quello che può rappresentare questa cosa. Va bene, eh, ci sono, ci sono eh, interventi? C'è un emendamento, prego consigliere Antezza. Grazie Presidente. Andiamo, forza, per cortesia signora. Eh, eh, avete, Scusate, avete ragione, però abbiate pazienza, le regole vanno rispettate per cortesia. Il pubblico, abbiate pazienza, il pubblico, e non è possibile per regolamento. Va bene, allora per cortesia. Allora, consigliera allora riceveteci al comune, i vigili, per cortesia, possono intervenire per cortesia. I vigili, abbiate pazienza ma potete stare parte, e antezza siamo, siamo stati noi che ce ne andiamo però siamo due mesi con l amore l amore l amore grazie Presidente e eh, l'ho chiamato i vigili forza noi, non siamo come voi che da due mesi non ci Consigliere grazie Presidente Grazie vada, Presidente. Vada. Allora, quello che proponiamo è un emendamento integrativo all'ordine del giorno. Al termine del dispositivo aggiungere, coinvolgere il governo regionale ed in particolare il Dipartimento Agricoltura e Foreste e quello delle attività produttive per verificare la possibilità di coinvolgimento delle strutture in processi di reindustrializzazione e o negli investimenti che potrebbero generarsi nell'ambito dell'uso dei fondi FES e quelli legati al PSR ormai prossimi al loro utilizzo. Grazie. Bene, allora così come emendato posso chiedere al Consiglio di votare L'emendamento innanzitutto a meno che non c'è. Prego. No, solo un chiarimento sul termine reindustrializzazione perché non si diciamo, inneschi un equivoco. Nel, diciamo, nella mia esperienza il concetto di reindustrializzazione vuol dire trasformare la produzione della pasta in qualcos'altro. Siccome il punto è mantenere una filiera produttiva della pasta, il termine reindustrializzazione diciamo, potrebbe in generale qualche equivoco da in questo caso. Quindi mi va bene tutto. Diciamo e il concetto io più che di rilancio. sostituirei sostituire il, il termine reindustrializzazione che può essere oggetto di equivoco con rilancio. Rilancio bene, d'accordo. allora oh, ce ne parliamo. Allora, eh, allora posso chiedere al Consiglio di votare questo punto all'ordine del giorno così come. Emenda, uh, devi parlare? Prego, eh, sì, ah, va bene. È ora tardi, siamo tutti quanti stanchi. Va bene, hai ragione. Allora, uh, un po' di silenzio per cortesia, consiglieri. Allora, chi è favorevole a uh, questo ordine del giorno? Sì, certo, che lo firmo. Così come è emendato? O volete che firmi l'emendamento? Come è emendato? Chi è favorevole? Perfetto. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità il punto 2 è stato approvato. Adesso toccherebbe al punto 4 con ordine del giorno proposto dal lancio regionale. Prego consigliere Iacovone. Sì, okay, grazie Presidente. Allora, io eh, chiedo cortesemente il ritiro della discussione. Certo. Ovviamente, che sia collocato nel prossimo, prossimo consiglio, consiglio Comunale perché il primo firmatario è Salvatore Adduce è assente. Adduce, bene, ovviamente bene, assente bene, quindi, bene. sarebbe opportuno che sia lui ad illustrarlo. D'accordo, eh, credo che alla unanimità possiamo, possiamo ritirare con l'impegno al prossimo Consiglio insieme al punto 1 di eh, riproporlo. Ok, credo all'unanimità, vero? Bene. Eh, passiamo al punto 6, mozione a firma di diversi consiglieri comunali avente per oggetto patto con il cittadino, baratto amministrativo. Chi mi relaziona? Prego, consigliere Materdone. Grazie, presidente. Uh, allora, volevo. Diciamo sottolineare Ancora che uh, all'ordine del giorno sì. ci sono due mozioni che hanno praticamente lo stesso, lo stesso oggetto. Forse perché, no forse perché. ne sono state presentate due in, uh, in date diverse, che però alla fine hanno lo stesso, lo stesso obiettivo. Quindi credo che sia il caso di, uh, di unificarle tutte due. Ma credo e due, proprio so di sì. Eh sì. Anche perché il punto questa mozione è stata. È stata presentata perché l'abbiamo la, diciamo, già proposta in commissione bilancio. Io avevo il dovere di metterla. Sì, no, assolutamente. No, 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 Quindi uh, siamo d'accordo sulla unificazione del punto del sì. punto 7 perché, perché parliamo della stessa cosa. Mm. Va bene? Sì, e diciamo Prego, che è è un, uh, sì, è una proposta che avevamo già fatto in commissione bilancio. Sperando di poterla inserire nel bilancio di previsione 2015, però non c'erano assolutamente i tempi tecnici per farlo, quindi abbiamo eh, pensato di eh, presentare la mozione e quindi portarla in votazione e portarla alla, al giudizio delle, degli altri colleghi consiglieri. In sintesi, visto che l'abbiamo presentata diciamo, in due, eh, lascio la parola al consigliere Augusto, che vorrebbe, vorrebbe fare un intervento su questo, su questo tema. Grazie, prego, consigliere Toto. alla fine, diciamo. Ci siamo accordati in un'unica mozione, Presidente. Se vuoi la, la, la rappresento. Premesso che la continua crisi economica costringe un numero sempre più crescente di cittadini materani a vivere in condizioni sempre difficili e precarie al limite della povertà. Basti pensare al numero sempre maggiore di cittadini materani che quotidianamente utilizzano la mensa di, di Don Giovanni Mele per usufruire di un pasto caldo di coloro che si rivolgono alla Caritas per soddisfare i bisogni primari e non per ultimo di quelli che si rivolgono alle parrocchie di appartenenza per chiedere sussidi anche di tipo economico, che tale situazione si ripercuote inevitabilmente più delle volte sulla capacità di far fronte al pagamento dei tributi delle utenze domestiche e del fitto di casa, che la difficoltà nella riscossione dei tributi potrebbe diminuire l'autonomia del nostro comune, la cui disponibilità economica per far fronte alla richiesta crescente di servizi ed ai necessari investimenti oggi è già così pesantemente compromessa. Rilevato che l'articolo 24 della legge numero 164 del 2014, la cosiddetta legge sblocco Italia, recita: "I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare gli interventi possono riguardare la pulizia la manutenzione e l'abbellimento di aree verdi piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e beni immobili e inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o, extra, o extraurbano in relazione alle tipologie dei predetti interventi i comuni possono deliberare riduzione o esenzione di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere l'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito per specifici per specifici tributi o per, e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario delle attività poste in essere. Tali riduzioni sono concesse priori, priori, prioritariamente a comunità di cittadini costituite in, forma, in forme associative stabili o giuridicamente riconosciute. Dato atto che molti comuni, proprio per andare incontro a coloro che vivono un disagio economico reale, hanno adottato questo provvedimento, Tenuto conto che il baratto amministrativo richiede che venga individuata all'interno di bilancio comunale una somma da destinare a tale scopo, che il Comune può predisporre un regolamento funzionale alle proprie esigenze e ai, pro ai bisogni dei cittadini, che è compito di una virtuosa amministrazione tutelare il diritto di ciascun cittadino a preservare le risorse economiche per i bisogni primari, garantendo al contempo il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, che il baratto amministrativo è una modalità che, co che concilia l'obbligo del pagamento di tributi con le disponibilità economiche del nucleo familiare e si delinea come un ulteriore strumento di politica sociale a favore di quei cittadini saggiati, il Consiglio Comune di Materia impegna il sindaco e la Giunta a istituire, ai sensi dell'articolo 24 della legge 164 del 2012, il baratto amministrativo, alle condizioni che questa amministrazione riterrà necessarie e utili in funzione dei bisogni e rilevati tra i cittadini compatibilmente alle esigenze del bilancio 2016. A elaborare entro due mesi un regolamento su baratto amministrativo e renderlo operativo affinché i cittadini che siano in difficoltà nel pagamento dei tributi comunali e o oh, morosi non colpevoli rispetto ai fitti di abitazioni di proprietà comunale, possano commutare il pagamento di, questo, di quanto dovuto con, con lavori utili alla collettività, secondo tabelle che dovranno essere elaborate in fase di regolamentazione. Grazie Presidente. Grazie consigliere Toto. Credo che nessuno. Nessuno voglia intervenire su questa cosa, quindi vorrei a vo eh, mi, mi scusate, non avevo... Volevo approfittare da un momento di distrazione del consigliere Leonetto, non ci sono riuscito. Prego consigliere Leonetto. Ma eh, volevo. Eh, questo tipo di proposta, questa mozione sia quella del consigliere Mater Domini. Diciamo in linea generale possono essere condivisibili, però mi fa paura eh, l'incertezza di una fonte di entrata in un bilancio pubblico. Cioè, consentire così ovviamente, poi eventualmente questa mozione dovesse essere approvata, l'amministrazione la, dovrà predisporre un regolamento e quindi studiare anche le modalità con cui questo tipo di eh, baratto amministrativo possa determinarsi. Però di fatto è assolutamente necessario che l'amministrazione debba conoscere quali sono le entrate, quali, sono le, quali saranno le somme derivanti dai tributi. Lasciare diciamo, anche margini, eh, possibilità differenti potrebbe diciamo, determinare anche degli squilibri nell'ambito eh, di un bilancio comunale che ovviamente, visto la riduzione eh, continua del, dei finanziamenti, dei trasferimenti dello Stato ai comuni, è sempre più complicato riuscire a quadrare diciamo, la manovra. Per cui eh, diciamo, io eh, credo che eh, se questa mozione dovesse... Essere approvata, bisognerà davvero ripiegarsi in un regolamento molto dettagliato e anche che preveda, lo dico anche a materdomi, possibilità non troppo eccessive, anche dei, dei limiti di applicabilità. Perché il rischio di consentire ad un eventuale cittadino di sostituirsi, di.

Uh, allora, giusto per uh, rispondere alle perplessità che anche io ho, ho avuto uh, inizialmente ho avuto su questa, e ho attualmente, attenzione, ho attualmente anche perché diciamo, è, una, è una proposta che, se portata avanti in maniera precisa e corretta, è una proposta che può aiutare davvero sia i cittadini che l'amministrazione. È normale che uh, nella mozione che ho presentato io, che poi alla fine. Uh, in linea di massima è la stessa del consigliere Augusto che l'ha arricchita di alcuni contenuti. Però la proposta è questa e cioè di inserire nel regolamento comunale la possibilità del baratto amministrativo in termini di criteri e modalità relativamente a manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza dei parchi, assistenza alle scolarezze, sgombero neve e servizi similari. L'esenzione è Cito l'articolo eh, di legge proprio, l'articolo 24 della legge 164 del 2014, che recita testualmente: L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito per specifici tributi e per attività individuate dai comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Ora, è vero che una volta approvata questa mozione dovremo stare attentissimi, dovremo essere attentissimi nella, eh, nella disposizione di un regolamento che eviti diciamo, di farci trovare in... Esatto, sì, sì. sì. Bene. Possiamo... Io credo che sia già abbastanza integrata la, la discussione. Su proposta di Mariolini io metterei ai voti. Vado? Allora chi è favorevole all'approvazione di questo punto all'ordine del giorno, che non ho vergogna a dirmi dimentico qual è qual No, il numero, il numero. Ah il 6 e, il 7, 6 e 7 accorpato. Va bene. Chi è favorevole? Non irrigidite quel braccio, sì. chi è contrario? Ok, chi si astiene? Nessuno, perfetto, anche questo è eh, passato all'unanimità. È una buona serata questa per il Consiglio Sindaco. Un dove, and no, dove andate? Scusate, No, dove andate? Punto 11. Eh. Punto 11. Delibera di Giunta Comunale 311 dell'11 settembre, comunicazione al Consiglio e l'assessore Quintano che non ha fatto nulla stasera è pregato di venire a relazionare. La prego Assessore Quintano, fatto lo spettatore. Eh. Non c'è discussione, è una semplice comunicazione, doverosa comunicazione. Signori consiglieri un attimo di pazienza e poi vi, vi mando a casa è la delibera dell'11 settembre per sì. cui la data è ben nota eh. allora eh, un importo prelevato eh. dal fondo di riserva riguarda il rimpinguamento della spesa per attività sportive legate all'utilizzo del campo sciere e quindi il contributo in via indiretta data, data al Matera Calcio e l'altro importo di 3.500 euro sono eh, quote pagate a lanci eh, che andavano pagate per l'adesione eh, per l'esercizio 2015. Bene, grazie consigliere eh, Assessore Quintano. Eh, prima di lasciarvi volevo dire che eh, sono le ore 21.10, siete a piede libero tutti quanti. Eh, quello che volevo dirvi invece è che il prossimo Consiglio, che eh, dalla conferenza dei capigruppo verrà poi deciso, Credo che non avverrà se non dopo l'Immacolata. Non, non ce la facciamo. Allora ritiro la proposta dell'Immacolata e ci sarà il consiglio per il 30 novembre per l'assestamento. Grazie e buonasera a tutti.